Max, ti ho reso co-host, così puoi fare tutto quello che ti pare. Ah, ok, no, più che Ma altro magari anche cacciare via i colleghi poco no, attenti. quello mai, ok. Scusate se ho alzato la testa, ma io ho praticamente il computer sopra, quindi il monitor, cioè, la mia stazione, faccio una pratica. O ti metti un cuscino sotto, Il muro, oppure. c'è un contagio al quadro elettrico di casa. No, vi faccio Ecco. un'antefatta. Praticamente oggi siete ospiti dentro lo shake, che sarebbe la posizione delle scope. Ma è un buon modo per fare un contest multioperatore, secondo me ci si può provare se Ah, continua. beh, sì, d'altronde, scusa, fanno Peggio. tutti i concerti, quindi con 50 suonatori, perché non fare un contest? No, L'unica in cosa è quel avere soltanto una stazione, ecco, questa magari è un pochino più difficile. caso. No, ormai ci sono dei sistemi di remotizzazione. Ho visto su Sì, che è appena uscito un altro della IAESU per la sua radio ammiraglia. Remotizza ormai tutto. E ho fatto un log. poi parleremo anche dell'ammiraglia Iesu, dell'ammiraglia Igom, perché io non sono icomista, ma a sto giro a Muoio. Iesu non è andata, come dico io. Ma dell'ammiraglia Icom non vogliamo parlare? Scusa. Ma il Così mi 7851 riconosco. però lasciamolo da parte perché appartiene a un altro pianeta. Io c'ho il 7610, quindi l'Icom è un po' più ridimensionata come fasce di mercato. Ce n'è tre No, e basta. vabbè, allora io ho un 7008 che è stato upgradato diciamo, al modello successivo. Poi è uscito il 7850 e poi il 7851. Adesso stanno su 12.000 euro di prezzo. Io Se mi lo possono ricordo che ho tenere. pagato due occhi della testa, anzi tre occhi della testa. Vabbè, insomma. No, una A me è volta stata no. causa di separazione, quindi Sì, voglio dire. che caspita, veramente. E beh, era una macchina, eh? O Sì. l'automobile o l'Aicom. Non mi ricordo quando ho collegato una stazione che poi sono andato a vedere su QRZ ed era un'associazione di radioamatori americani che avevano fatto un parco antenne ovviamente strepitoso perché io stavo collegato agli Stati Uniti con 5 watt e loro dovevano essere dei draghi. E questa associazione aveva proprio lo scopo statutario di essere remotizzata. Così quando vanno in pensione, retired, possono dal villaggio dove si ritirano continuare l'attività con una comunque dotazione seria di apparati. Quindi c'era questa fattoria che altro non era che un'enorme stazione circondata da antenne dove loro, dai loro cottage, dai loro bark dove si erano ritirati, continuavano a fare contest con attrezzatura di tutto rispetto. Allora, è A inutile proposito parlare di di Icom, io ho altri. un pezzo antico che mi hanno praticamente regalato e so che in passato costava un sacco di soldi, ma funziona molto bene. È un monobanda, l'Icom 271E. Ah, sì. Il VHF? Forse qualcuno, sì, forse qualcuno lo Non conosce, però funziona bene. Poi il resto c'ho Iesu anch'io. conosco. No, io sono molto trasversale, io non sono un fanboy, cioè non sono uno che preferisce Yaesu, Kenwood, Icom e via dicendo. Anzi, se forse la Yaesu è quello che ho avuto di più come apparati, anche perché il primo HF serio che ho avuto è stato 757 GX2, che insomma penso abbia avuto in tanti, penso sia stato, soprattutto come usato, si trovava con una certa facilità. Poi insomma ho avuto insomma, diverse radio, poi ho avuto anche un bel po' di Kenwood. L'Icom, a dire la verità, io ne ho avuti solo due, ho avuto il 7600 e poi ho avuto il 7610 recentemente, ma non per altro perché l'Icom era per me raggiungibile, cioè nel senso che quando ero ragazzino ero povero in canna e quindi di conseguenza cioè, l'Icom li guardavo come un miraggio, quindi i Kenwood e gli ISU invece hanno diciamo non hanno delle fasce, non so se ci avete fatto caso, insomma. Yaesu e Kenwood un po' di tempo fa, adesso Kenwood non più, però soprattutto Yaesu e anche Kenwood negli anni 80-90 avevano varie fasce di prezzo. Il Kenwood aveva il TS50, aveva il 140, aveva il 440, poi il 450, insomma aveva varie fasce di prezzo che salivano gradatamente. La Yaesu ancora peggio, aveva ancora più fasce di prezzo e quindi a seconda di come uno migliorava il proprio status economico, poteva salire di prezzo. L'Icom invece è sempre stata tre fasce. La fascia, diciamo, l'entry level, che comunque equivaleva a una media. Io mi ricordo, insomma, quando c'era appunto lo Yaesu, che so, l'890, no? Che era un po'
l'entry level della Yaesu, l'Ecom c'aveva il 735 che già costava l'entry level, ma costava già un'idea di Dio. Quasi Non so, sì. so se ve lo ricordate, 735 735. costava 2 milioni, insomma, era già un Quasi prezzo doppio, infatti. quasi il doppio. Quindi l'entry level già era elevato di prezzo e dovevi già essere un radioamatore, radioamatore, proprio un OM, un old man, proprio di quelli di vecchio corso. Non parliamo della media, per poi non parlare dell'alta, il 781 era una cosa. Cioè aberrante all'epoca, cioè, questo era il prezzo, le dimensioni, era qualcosa di assolutamente che uno manco guardava, al massimo si fermava al 765, però insomma, Pure c'è lì come molta sarebbe gente stata che ce così. l'ha ancora, eh? Sì, C'è ma molta il gente che ce l'ha ancora, secondo 781 ancora, qualcuno gli ha cambiato il display, gli ha tolto Display, il tubo sì. catodico, gli ha messo l'LCD, ma trottano ancora come delle belve. Quindi diciamo il discorso è stato questo. Quindi gli ICOM io me li sono potuto permettere solo alla maggiore età, insomma, questa è la verità. Però devo dire che tra i tre forse è quella più coerente con tra necessità del mercato e prestazioni. La La Yaesu Yaesu. secondo me tende un po' troppo ad assecondare il mercato, cioè vuoi il display a colori, ti faccio il display a colori, vuoi sentire la parola SDR nella radio, ti metto l'SDR. Questa cosa a me non mi fa impazzire, non mi ha fatto impazzire nella Yaesu. Premetto che non è che la ICOM non abbia i suoi limiti. Io ho il 7610, probabilmente lunedì lo manderò in assistenza per cambiare in maniera cautelativa il display. Perché i 7610 hanno avuto in parecchi problemi al display. Siccome la ICOM ha messo seriamente la sostituzione del display in garanzia anche fuori dai termini della garanzia, a questo punto mi tolgo il pensiero perché. Però, insomma, la ICOM non è la prima volta che c'ho questi problemi di display. Mi ricordo che qualcuno ha avuto i problemi col Pro 2, col 756 Pro 2. Sì, Però c'ha vero. questa condotta per Beh, cui è una serietà però, eh. però te le cambia in garanzia. Cioè, dice, ho sbagliato, te lo cambio in garanzia. Io l'897, l857, c'hanno i problemi dei filtri che la Yaesu continua a negare, quando si sa benissimo che erano allagati, perché avevano raffreddato le schede madri con i filtri montati per accelerare i tempi di saldatura e quando hanno tolto il piombo, il low tempore, ma non l'hanno sempre negato. Io ho un amico che ha un FT450, c'è un ronzio pazzesco di fondo, non è molto forte, però c'è un ronzio fisso. Insomma, ho fatto un po' di ricerca su siti americani, alla fine è uscito fuori che era. È il display che non è isolato, cioè praticamente tutta la messa a massa del display dell'FT450, il piccolino di casa Yaesu, è fatta con due mollette. E loro continuano a dire che non è vero, e intanto c'è il problema, cioè. Quindi è questa un po' la differenza, diciamo, tra i due. È vero che paghi tanto, è vero che i problemi ci stanno, ma uno cerca di rimediare, l'altro non gli frega niente. E questa è la cosa. Poi il 101, secondo me, è proprio la dimostrazione di una politica fatta per assecondare il mercato, per essere prima alla lista Sherwood, avere il display a colori, mettere, non definiscono SDR, ma non è un SDR. Ecco perché proprio Yaesu ultimamente mi messa un po' da parte, devo mettere un po' in punizione, devono stare. Vabbè Max, ma vuoi mettere, molti di noi sono elettronici, ma anche chi non lo è, poi il divertimento è andare a trovare tutti questi problemi. È vero, è vero, ti do ragione, Tiziano. Cioè, è vero. Ma Insomma. infatti, ma sapete che ultimamente, proprio per queste cose qua, sono passato per alcuni amici e colleghi, sono passato per scienziato, ma non lo sono per niente, io sono solo smanettone. Ma è vero, Tiziano, c'hai ragione, perché noi poi andiamo a cercare, hai capito? Il pelo nell'uovo, alla Magari fine. te lo aggiusti da solo pure, che ne Sì, dici? no, Ma quello certo. dei filtri della Yaesu, dell'897, dell'857, è un problema che esiste da anni ormai. Io ho avuto l'857, adesso l'897, e comunque i suoi filtri sono adesso reperibili sul mercato, quelli cinesi, un filtro passivo dovrebbe essere in qualche maniera, no? Non che Insomma, quelli di no, prima no, non li no. fossero, eh. Ho detto quelli di Infatti, prima comunque erano cinesi. quelli di prima erano, ma tutto è cinese, ovviamente, insomma, però non è la cinesata classica che ti vendono, no? Tipo l'oscillatore stabilizzato in temperatura che costa 30 euro. 15 euro, quello originale costa 100, dice, ma com'è questa differenza di prezzo? Poi vai a vedere, beh, insomma.
non è proprio uguale, vabbè. Però funziona. Non è proprio uguale, dai, però vabbè, dai. E bisogna sempre condividersi tra il fatto di essere uno smanettone e quello che dice, beh, io seguo quelle che sono le direttive di quelli che ne sanno più di me. Esatto. E se mi dicono che devo cambiare i filtri, mi sa che li devo cambiare, allora comincio a cercare disperatamente. Poi ti rendi conto che forse il gioco non valeva la candela. Ecco, tutto qua. No, infatti io il discorso del display lo sto facendo, il mio Mimicom funziona egregiamente, però ripeto, visto che il problema c'è, è vero che voi sapete, penso sia un problema comune, quando mandiamo le radio in assistenza praticamente entriamo in lutto. Cioè, solo l'idea che devi stare una settimana, 15 giorni senza la tua radio posizionata lì, che magari a volte sa anche spenta, no? Perché magari stai lavorando e non la puoi usare, però il vedere questo periodo potrebbe essere anche più lungo. Sì, infatti, non è che non sono proprio contento, però devo dirvi che siccome penso, io sono uno che le radio se le compra ma le tiene per veramente parecchio tempo, quindi questa insomma deve reggere, e mi ho detto vabbè, tanto è in garanzia. Male che vada, il secondo display, quello vecchio, me lo tengo, così un domani, comunque, bene o male c'è un ricambio, no? Allora farò sto sacrificio, domani lo devo imballare, una tristezza. Soprattutto lo devo affidare a un corriere, quella è la cosa che proprio... Hai preso l'involucro stagno pressurizzato per usare aeronautico, immagino, hai speso più di involucro che di radio. Sì, infatti. Bene, bene. Allora, sei tu il master oggi? Sono io il master. Chi è che entra? GP Galaxy A7, direttore U0KGC. C'è stata una bussata. L'hai vista anche te, Gianni? Sì, si sta connettendo con l'audio. Adesso join computer audio. Ma non vediamo chi è. È un Galaxy A7, quindi si collega tramite cellulare. Penso sia Sergio, U0 Lima Eco. No, no, Sergio era già entrato. È perfettamente entrato. Connesso in video, tutto. No, io sono entrato all'inizio. Infatti. Vabbè, si paleserà prima o poi qualcuno. Vabbè, noi cominciamo. Sì, assolutamente. Comunque, sì. È una chiacchierata, diciamo, è stata esposta come discorso sui modi digitali, ma era, diciamo, la mia idea era dovuta essenzialmente a questo, cioè. Parlando con diversi colleghi, adesso avete forse visto nel corso della scorsa settimana parecchi whatsappini che mi ringraziavano, ma non, cioè, in realtà non è falsa modestia, ma è stato un semplice supporto dovuto ad alcune persone semplicemente su cose, su diciamo operazioni tra virgolette maldestre o applicazioni che magari io ci avevo già sbattuto la testa e quindi in qualche maniera ho facilitato la vita di altri. Però fondamentalmente, diciamo, un problema comune che ho notato per tutti quanti, che credo sia anche ovvio dovuto, che noi quando magari ci affezioniamo a certi software, poi ci troviamo un attimo indietro rispetto ad alcuni adeguamenti. Partiamo un attimo indietro. Noi penso che tutti quanti abbiamo utilizzato M-Radio Deluxe in qualche momento della nostra vita. M-Radio Deluxe è stato... Parecchio lunghi momenti. Parecchi lunghi momenti, io veramente ce l'ho ancora, però ce l'ho installato come risorsa alternativa, perché poi vi spiegherò il mio pensiero su M-Radio Deluxe, è un po' tipo Gesù, ma ci arriviamo per gradi. M-Radio Deluxe è stato veramente, cioè Simon Brown, che poi voi avete visto che cosa ha fatto con SDR Console, ha fatto un software che è veramente spettacolare per quanto riguarda l'SDR, fa funzionare in maniera superlativa anche delle piccole chiavette RTL, in maniera veramente... performante rispetto ad altri software, magari anche più semplici, però se si dire console è veramente molto accurato, perché Simon Brown è veramente un personaggio, insomma, nell'ambito software, comunque nella gestione di queste genere di applicazioni è veramente un grande. Ed effettivamente HRD è stato un grandissimo software finché era gestito Simon Brown, poi a un certo punto alla versione 5 Simon Brown si è un po' rotto le scatole, ma soprattutto secondo me gli hanno fatto l'offertona, quella che non si poteva rinunciare, non si poteva rifiutare, e l'ha venduto a una software house. Da quando è stata venduta la software house ci è diventata a pagamento, ma non ha visto grandi evoluzioni.
Se lo vedete, HRD fino alla versione 5, e HRD io l'ho avuto, no? Non vi nascondo che io sono riuscito ad averla piratata, però era giusto perché volevo dire che differenza c'era tra questo HRD 6, prima di spendere quasi 100 euro, e i vecchi HRD 5, che è quello che più o meno utilizziamo tutti quanti. Praticamente non c'è nessuna differenza. Non hanno fatto nessuna evoluzione, hanno fatto un sacco di upgrade, si fanno pagare anche gli upgrade, ma strutturalmente, ma anche di layout, graficamente, il software è rimasto praticamente uguale. Ok, quindi, però qual era la grandezza di HRD? Che era il primo software che aveva un rig control che ci semplificava la vita, e dei software che lavoravano in localhost, e quindi condividevano tutte le informazioni che il rig control ci prendeva dalla radio su software, modi digitali, logbook e via dicendo. Il concetto di base che si voleva affrontare era il cercare di creare un sistema, una piattaforma rapida, facile ed efficace che permettesse di gestire alla radio simultaneamente una serie di software, dal mondo digitale ai logbook. Praticamente io ho fatto un attimo un passo indietro su HRD, che praticamente lasciamo perdere tutto quello che siamo detti, tanto era un po' di storia, giusto così. HRD ha avuto il grande merito di essere il primo software completo che in qualche maniera dava un'interfaccia grafica di gestione della radio e simultaneamente riusciva a gestire in contemporanea diversi altri software, che so, DM780 per i modi digitali e contemporaneamente il logbook di stazione. Forse alcuni di voi sapranno anche che HRD aveva anche la funzione del third party, cioè delle applicazioni di terze parti, cioè per assurdo HRD poteva anche gestire una terza applicazione oltre al suo logbook e al DM780, quindi perché adesso che usiamo, in molti usano FT8, potrebbe gestire anche USGT. Qual è il problema? Il problema è che HRD, per quanto sia un bel software, per poterlo tenere aggiornato è un software a pagamento. I radioamatori sono un po' come il popolo nostro, fatta la legge trovata l'inganno, cioè nel senso che poi studiano sistemi alternativi per bypassare quello che effettivamente è giusto che sia. Cioè la radio è un sistema open, è un sistema di, diciamo, il famoso M-Spirit all'americana, cioè non dovrebbero esserci per il mio... troppi software a pagamento. Io posso capire che le case madri magari si facciano pagare i software perché devono rientrare da eventuali spese di progettazione, però diciamo fondamentalmente tra noi ci dovrebbe essere una forma di condivisione. Ovviamente, come insegna Bill, sarebbero le case madri che dovrebbero finanziare gruppi di sviluppo assolutamente, comprino sempre di più macchine. Potrebbe essere un buon veicolo commerciale. Anche perché poi, tra l'altro, Eusebio, tornando un po' al discorso che abbiamo fatto l'altro giorno, i radioamatori in realtà, credo, forse sopravvaluto, storicamente abbiano molto contribuito allo sviluppo di tante tecnologie che utilizziamo oggi. In fin dei conti, forse internet anche a noi deve qualcosa, secondo me. Però questo poi dipende sempre un po' chi è nato prima l'uovo o la gallina, no? Però penso che la questione sia anche sotto questo aspetto vada considerata. Ho postato un paio di mesi fa, mi sembra, una pubblicazione in cui, per non mi ricordo più quale funzione, è stata costruita a livello molecolare una IAGI. A livello molecolare? Sì, hanno fatto delle micro IAGI per poter condurre un segnale. No, sì, sì, a livello... No, mo vado a cercarlo, come chiediamo, vado a fare la ricerca. Io sono fissato su queste cose. Comunque, diciamo, che è successo? Che appunto qualche collega si è trovato impallinato nel momento in cui ha lanciato programmi tipo USGT. Cioè, questo programma tipo USGT a molti di noi ha creato problemi di connessione con la radio. Non so se a qualcuno dei presenti è capitato dover disinstallare, reinstallare, cercare la porta COM, roba di questo genere. Vedo che siamo tutti fortunati. Mancano quelle proprio le persone invece forse più sfortunate da questo punto di vista. Insomma, a conclusione della storia, in molti utilizzano, che so, programmi come USGT singolarmente. Cioè, nel senso, lanciano USGT, la USGT si collega alla porta COM e vai, se tutto ti va bene. Però poi quella porta COM è bloccata e non puoi usare un logbook. Quella porta COM è bloccata e magari non puoi utilizzare un cluster, un software per il cluster.
Questo è dovuto, e poi ci sono appunto parecchi che hanno penato per collegare la porta com. Questo è dovuto al fatto che mentre HRD ha avuto, diciamo, la brillante idea di mettere tutto in ordine e si è creato una, diciamo, una sua libreria che in qualche maniera si interfacciava in maniera abbastanza egregia col computer, gli altri software si appoggiano a, diciamo, generalmente a mlib. Però comunque ha delle librerie che poi alla fine in qualche maniera finiscono col sconquassare il sistema, perché vanno a finire a registrarsi, a creare appunto delle sovrascritture nel registro di sistema e basta che quella cosina sia leggermente diversa e quando poi magari vado a lanciare FreeDigi dopo che ho usato FUSCT, FreeDigi non trova la porta com. Quindi quello che insomma sto più o meno cercando di far capire a tutti quanti è che mlib è stato ormai, io ho seguito parecchie discussioni sia su querezeta.com, ma anche discussioni di gruppi, diciamo, chiamiamoli isolati, dedicati. Mlib ormai lo stanno abbandonando tutti quanti, perché è stato oggetto ormai di tante variazioni sul tema, è ritenuto un po' obsoleto e quindi di conseguenza piano piano un po' tutte le software, tutte i produttori di questi software stanno abbandonandolo come sistema. Praticamente adesso il sistema più utilizzato è assolutamente OmniRig. OmniRig è un programmino molto semplice che avrete trovato casualmente tutti quanti, anche perché VSCT ad esempio lo installa molto spesso. E OmniRig è già un programmino che è, come dire, già abbastanza basic, ma anche, diciamo, molto comodo, perché permette fondamentalmente di fare proprio quel gioco, cioè di condividere quella che è una singola porta com su più software. Però cosa è successo spesso e volentieri? Che quando la gente è andata a installare OmniRig è andata in conflitto con mlib. Oppure io ho installato VSCT che installa già OmniRig di suo, poi vado a installare altri software che hanno OmniRig e la versione diversa fa sì che praticamente queste due versioni di OmniRig non si riesce a capire quale deve partire per prima, perché magari una ha una versione più obsoleta dell'altra e vanno in sovrapposizione. Insomma, conclusione della storia, la soluzione per tutti quanti è stata quella di disinstallare totalmente tutti questi programmi, ok? Cioè VSCT. Chi aveva Query a test, per esempio, Query a test è un altro che si porta appresso una sua libreria che è sempre ispirata a mlib, ma è sua. Per esempio, Query a test ha creato a Marco l'altro giorno diversi problemi. Disinstallato Query a test, VSCT è ripreso a vivere. Quindi, diciamo, la questione è che un po' a livello internazionale, un po' tutti quanti si stanno affacciando a questo software che è OmniRig. Quindi diciamo questa prima condivisione, questo primo share che volevo fare un po' a tutti quanti è quello di cominciare a cercare software che siano compatibili con OmniRig. VSCT già lo è. Per esempio, un altro software compatibile con OmniRig è Log4Om. Non lo è FreeDigi. Non lo è FreeDigi perché FreeDigi c'è un altro gestore di cat, che è RigCat. Però c'è per esempio PZT, ma non mi ricordo, cioè poi ve lo dico, ce l'ho segnato. Che condivide OmniRig. Quindi, già partendo da questo discorso del un po' resettare un po' la situazione generale della gestione della radio attraverso un'interfaccia, vi posso assicurare che risolverà parecchi dei problemi che molti stanno riscontrando negli ultimi tempi, perché c'è proprio questa transizione, e questa è la prima, diciamo, questa è la parte forse più hardware, cioè quello del collegamento diretto tra radio e computer. L'altra cosa sulla quale io sono obiettivamente un po' meno esperto, però diciamo in linea di massima ve la posso raccontare, quella della gestione attraverso localhost. Cioè, nel senso che in genere i programmi di recontrol sono programmi che si interfacciano in maniera diretta con la radio, attraverso appunto il CAT. Poi lo sharing, diciamo, delle informazioni, che so, frequenza, data, ora, modo di emissione, avviene in genere attraverso il localhost, diciamo, sistema, qua mi potrebbe aiutare più facilmente Eusebio, cioè attraverso, diciamo, una rete interna virtuale, ok, attraverso il famoso, appunto, È una intranet molto piccola che, intranet. diciamo, si viene costituita all'interno del nostro computer per consentire l'utilizzo del protocollo internet qua sotto. Esattamente. E qui avviene già adesso, proprio da quest'anno, più o meno l'anno scorso, fine dell'anno scorso, sta cominciando a venire anche un cambiamento. Io onestamente questo motivo non lo so, cioè quello di passare da un tipo di porta TCP a un tipo di porta UDP. E questo sta creando un altro po' di casini,
su diversi software. Per esempio, FLDigi ha la possibilità, è vero che non ha OmniRig, è vero che ha un suo ricat, ma se viene disabilitata la funzione cat, può tranquillamente dialogare con un altro software attraverso appunto questo localhost. Però il problema è che FLDigi è rimasto a TCP, mentre tutti gli altri stanno migrando a UDP. Quindi adesso sta avendo questa piccola guerra tra softwareisti. Però, diciamo, è un sistema che bene o male un po' di soluzioni si trovano. Tra l'altro, stanno uscendo anche dei software molto interessanti, cioè, lo sono segnato, tanto solo che io non ho buona memoria, scusatemi. C'è Victor Alpha 2 Foxtrot Sierra Quebec, è presente? Non c'è. Vabbè, comunque questo signor Tom Blaovici sta facendo dei software. Chi ha lo Jesu, se lo andasse a cercare, lo Jesu c'ha Win4Jesu, chi c'ha Icom andasse a cercare Win4Icom, sono dei software molto interessanti. Fatto dallo stesso personaggio, sono simili, sono identici, solo l'interfacciamento cambia, che praticamente vi farà dimenticare HRD. È veramente fatto molto bene, ce ne stanno già tanti in giro, però il bello di questo programma i principi sono due, che da HRD ha praticamente ereditato quella cosa che dicevamo prima, cioè la compatibilità con prodotti di terze parti. Cioè praticamente c'è uno splitter già incorporato nel programma. Io entro con una porta COM, per esempio faccio finta che il mio ICOM sia COM3. Okay? Questo software si connette alla COM3 del mio ICOM. Automaticamente questa COM3 viene moltiplicata in 5 porte COM, a cui io posso collegare n cose, n oggetti, n interfacce, n software. E questa è una cosa molto interessante, perché in genere per tutto questo tempo in molti hanno usato gli splitter, ma sono o a pagamento e costicchiano, oppure sono abbastanza instabili. Per esempio lo splitter è molto utilizzato per chi, se non so se qualcuno di noi c'ha il Flex, però insomma il Flex lavora solo su porte virtuali e quindi gli splitter erano molto comuni per chi aveva il Flex da utilizzare. Poi magari, se volete, facciamo un attimo una sosta, se qualcuno c'ha da dire o da pensare qualcosa, qualche chiarezza in più, perché poi sono andato un po' sparato, e poi magari passiamo... Eusebio? Eccolo, è lui. Questo è Win4Jesu. Tra l'altro, vedete, c'è il cluster già parecchio completo. Non ha un logbook, se non sbaglio, però si appoggia a tanti logbook, cioè non ha bisogno di... Io, se volete, magari provo anche a lanciarlo. Lo devo chiudere, il mio logbook. Quella che hai fatto vedere, Eusebio, era l'ultima suite, mi pare, no? Sì. Quello era Win4Jesu. Sì, Win4Jesu, che è stato il primo, sì, di Victor Alpha 2 Firenze, che hai detto? Fox Sierra Quebec. Allora, lui è Victor Alpha 2 Firenze Sierra Quebec. Allora, mo lo vado a cercare per il mio, eccolo qua. Ok. Ve lo faccio vedere live. Non so se lo vedete. Mm-hmm. Sono riuscito a sharizzare. Insomma, non so se io non vedo cosa vedete voi. Spero che lo state vedendo. Comunque, questo è direttamente collegato all'icon. Vedete, io cambio frequenza all'icon, chiaramente cambia frequenza anche lui. E poi tra l'altro per, diciamo, sull'ICOM, così come anche sui, diciamo, altri radio tipo il 7610, tipo il nuovo FTDX 101, c'ha queste caratteristiche, cioè per esempio fa vedere anche lo spettroscopio, spero che lo faccia partire, eccolo qua. Ah, che bello! Ok, quindi diciamo ci sono parecchie funzioni, ha già incorporato il suo cluster. Questo per dirvi, cioè voglio dire, ci sono dei software che magari uno
Non comunque Club Blogspot credo sia lui. Non so se è partito. Vabbè, si è chiuso, ma bisogna avviarlo. Ok, vabbè, non mi parte il play blog perché diciamo non lo uso mai, quindi non è settato. Però per esempio c'ha anche la parte cluster per diciamo vedere gli spot. Io lo uso poco perché fondamentalmente io lo uso interfacciato con un altro programma che mi fa sia da logbook che da cluster, che poi se volete magari poi lo vediamo, che è un programma di cui ho parlato spesso, che è Log4Home, che secondo me dovrebbe essere un po' più pubblicizzato, non peraltro perché è italiano. Non è, cioè, del buon Italia Whisky 3 Hotel November Hotel, che è Daniele Pistorato, e devo dire che è un programma che io so che parecchi mi hanno parlato del problema degli hours, cioè che nel senso, ma ci sono gli hours dell'Ari o l'hours, in realtà un po' tutti i programmi nuovi, diciamo, per il logbook hanno la possibilità di essere configurati per i vari hours, quindi anche se non c'è, uno se lo crea. Insomma, questo è il concetto. Quello che vi volevo far vedere qui era questo discorso. Allora, questo diciamo è il settaggio classico questo è Win4Ecom, appunto collegato al mio computer, la mia radio, perdonatemi, anche se qualcuno dice che la mia radio in realtà è un computer, ma in senso spregiativo del termine. E vedete che è collegato, c'è anche appunto l'indirizzamento al localhost. Cioè se esiste, se c'è un programma che è compatibile con una connessione localhost, lui può mandare gli stessi dati di frequenza, informazioni, frequenza, data, potenza e via dicendo, ad un altro programma che magari condivide la stessa porta, che in questo caso è la 50.001, ma questa si può tranquillamente cambiare. Quello che vi volevo far vedere era questo. Vedete, queste sono, praticamente io entro con la COM3, cioè la COM3 è collegata direttamente alla radio, quindi lui legge attraverso la COM3 tutti i dati della radio e poi li può sharizzare attraverso questa specie di splitter verso altre porte. Quindi io, se tengo acceso Win4Ecom e sto usando USGT, posso simultaneamente, che so, aprire un programma che mi fa da DSP, che non so, mi elabora il suono, oppure mi fa un qualcos'altro, oppure nello stesso tempo magari uso FLDigi e posso magari lanciare un programma di cluster dedicato per fare i modi digitali. Insomma, è diciamo, una cosa molto interessante ed è l'unico software che permette di fare questa cosa. L'altro che l'unico che permetteva di farlo era proprio HRD, che aveva la possibilità, ora non so se riesco a lanciarlo a HRD, perché io non ce l'ho configurato per il 7610, mi sono rifiutato, perché aveva la possibilità di creare una porta, cioè facevamo uno splitter. Però era efficace. L'unica fregatura che c'aveva HRD è che usava un solo, aveva possibilità di interfacciarsi soltanto a radio che in qualche maniera fossero compatibili con lo standard Kenwood, precisamente del TS2000, che è la maggior parte delle radio. Cioè la maggior parte delle radio, in realtà, se voi prendete un programma qualsiasi e scegliete Kenwood TS2000 o Kenwood Basic, Kenwood proprio senza nessuna sigla, vedrete che si interfaccerà comunque che usiate uno Yaesu, un Ecom, un Kenwood, un Oxiegu, una roba di questo genere. Chiaramente non tutte le funzioni, però frequenza, modo di emissione, avanzamento del spostamento dell'UFRO, vedrete che funzionerà sempre, perché Kenwood diciamo è quello più basic di tutti quanti. E questo è diciamo quello che appunto riguarda il ricontro. Dunque, che altro aggiungere a questo? Diciamo che per il momento, diciamo che per quanto riguarda il panorama di ricontro, secondo me questo è quello più efficace. Questo qui c'è solo una fregatura, che per gli ESU al momento si interfaccia dal 1200, dal FTDX, tutta la serie FTDX per intenderci. Non è ancora, anche se so che ci sta lavorando, non è ancora, non so, uno c'è l'FT1000, credo non sia ancora compatibile con i vecchi modelli, vecchi tra virgolette perché ho solo l'FT1000,
Credo che con l'FT1000, per esempio, credo che al momento non funzioni. Mentre non funzionerà mai. No, guarda, non lo so Eusebio, non lo do per scontato, perché comunque, a parte che io lo seguo il personaggio, ripeto, e ci sono tantissimi, anche perché ci sono tantissimi che hanno ancora gli FT2000, che sono, è molto più recente dell'FT1000, che condivide praticamente più o meno le stesse diciamo, caratteristiche, almeno per quanto riguarda il CAT. Quindi credo che fino alla fine questo sai qual è il problema, Eusebio? Che lui aveva cercato di creare un programma che permettesse anche di usare il Benscope. Cioè lui era fissato per l'idea di avere un recontrol che avesse la possibilità di fare anche il Benscope. E guarda caso, almeno per gli Yisu, è dal 1002 che hanno cominciato ad avere un pseudo Benscope. E lo stesso vale per l'ICOM, è dal 756 che hanno cominciato ad avere un Benscope. Infatti diciamo che l'ha sviluppato in questo senso. Quindi diciamo che per far funzionare una radio precedente dovrebbe eliminare questa features del Benscope, che comunque non è difficile sicuramente per uno come lui, è una cretinata. Però diciamo, per il momento si è concentrato sugli apparati di nuova generazione. Ok, questo lo possiamo chiudere. Un attimo solo che mi sa che mi si è impallato. Mentre lui si impalla, comunque no, la riflessione mia è no, che... troppa roba. C'è un'evoluzione di standard e anche di protocolli di connessione. Certo, CAT è molto semplice perché è in seriale, però a un certo punto ci sarà una cesura, come c'è già stata, fra i software che controlleranno tutta una serie di apparati con DSP e quelli che resteranno nel limbo. Alcuni recuperati magari fa furor di popolo e altri meno. Ma io quello che mi ispira, anche perché ripeto, la cosa su cui confido è che comunque il mondo radioamatoriale è bello perché non butta nulla. Cioè comunque, io onestamente non ho conservato le mie radio vecchie, oltre che per chiaramente reinvestire denaro, ma molto spesso perché non c'ho proprio lo spazio fisico. Quindi per esempio io ho venduto recentemente a malincuore un TS2000, ma io il TS2000 me lo sarei tenuto tranquillamente, non avevo tutta questa necessità di darlo via, però ho dovuto darlo via perché non c'avevo spazio. Per cui c'è tanta gente che veramente colleziona radio, ma non perché, diciamo, perché sono matti, ma perché sono belle. Quindi radioamatore fa anche questo, cioè rispolverare un vecchio 901 non è malaccia come cosa. Sì, sì, ma il mondo software si sta complicando a livello di sistema operativo, a livello di apparati. Quindi oggi andare a sviluppare una cosa che poi ti mantenga stabile. Io ad esempio, grazie alle segnalazioni sulla chat, ho provato FL Digi e ho scoperto che ad esempio di fatto le installazioni per il mondo Linux non sono mantenute. Quindi... è una cosa assurda, perché adesso tutti i radioamatori stanno buttando su Raspberry. Tutti quelli che vanno a fare i QRP. Ma non solo, perché di fatto cioè, dentro questi apparati non ti si sente? Dentro questi apparati sì. C'è un Raspberry, poi chiamalo come ti pare, certo. E quindi sì, sono d'accordo con te, però questa attenzione non c'è, per cui ci sarà una guerra che secondo me sarà alla fine anche un vantaggio competitivo se una di queste case deciderà di investire seriamente. Quelli che sono due spicci rispetto alla produzione industriale di un oggetto, la produzione industriale, quindi con la garanzia dell'aggiornamento di un software, è infinitamente meno costosa. Cioè, si tratta di pagare tre ragazzi la grande ingegneria. No, poi FDG secondo me merita un discorso a parte, perché secondo me FDG è uno, probabilmente secondo me è il programma migliore per i modi digitali. Cioè io, cioè come, diciamo che quando diciamo migliore è quello, intendo sempre il miglior compromesso. Cioè io per esempio trovo DM780, anche se non mi sta tanto simpatico anche RD per i motivi che ho detto prima, per il fatto che è diventato a pagamento, secondo me è un'eresia, soprattutto considerando un software che non è cambiato per niente. Cioè tu puoi pagare 100 euro una cosa che ha inventato un altro 10 anni fa e non ci vuoi investire nulla, e poi pure che ti pago. Perché? Perché magari esce la radio nuova e tu ci metti la compatibilità col 101, e io ho magari ancora un 765, ma che mi frega? Cioè, è normale che uno non se lo comprerà mai, ma probabilmente non avevano proprio interesse. FLDG, secondo me, era quello, il programma dei modi digitali un po' più poliedrico, un po' che si adattava un po' a tutto e via dicendo.
E Federici, secondo me, ultimamente si è un po' addormentato. Non lo so come mai, perché è uscita pure, mi sembra, recentemente una versione aggiornata, forse l'anno scorso. E sì, a 4 spicci. Sì, probabilmente lui comunque ci sta comunque lavorando, il suo creatore, che me lo sono pure segnato, se non sbaglio, quello di Federici. No, non me lo sono segnato. Per punizione, perché... Non si è reso compatibile con lo Quorum, no? Lui ha mantenuto per il discorso localhost il discorso del TCP, per cui di conseguenza se il mio logbook lavora solo su UDP non lo vede. Allora, per questo motivo praticamente Felidigi non diventa stand alone, cioè io per usare Felidigi o lancio Win4Econ, il software che abbiamo visto prima, e quindi Win4Econ fa da trade union tra il logbook ed Felidigi. Quindi si collega un logbook su una porta com virtuale, che so, io sono con Win4Econ collegato sulla porta 3 della radio, creo due porte virtuali, la 4 e la 5, sulla 4 ci metto il Felidigi, sulla 5 ci metto il logbook. E in questa maniera fa un po' direttore d'orchestra, però è una rettura de balle che ogni volta io per fare i modi digitali devo avviare Win4Econ, devo avviare il logbook e devo avviare il Felidigi. Ecco, nella giusta sequenza. Nella giusta sequenza, questa era la grandezza di HRD di Simon Brano quando ha inventato HRD, perché tanto lo sapeva che tanto la gente lancio quello e partono tutte e tre, e cosa che non si è più replicata, purtroppo. Ma diciamo che forse bisognerebbe anche tenere d'occhio quali sono un po' le licenze, perché come sai, se il software è licenziato sotto GPL, quindi licenza pubblica riutilizzabile, si possono prendere parte di codice, fare i fork, no? E riprendere lo sviluppo. E adesso non so Win4Yes o Win4Campus come è stato licenziato il software. Se sono software chiusi, per cui anche HRD è un software chiuso, la licenza non è mai stata rilasciata. Bisogna anche considerare questo. Forse promuovere la cultura, adesso che esce Raspberry e comincerà a vedersi in maniera significativa, promuovere la cultura di mettere a regime e magari fare anche un reposito di QRZ, cioè su un sito blasonato, un repository a parte ci stanno quindi ufficiali usati da tutta la comunità di sviluppo, un repository dei software e dei pezzi da mettere in comune, forse è più semplice, perché io adesso non so la condizione di sviluppo di FLDigi, ma siccome seguo il settore open source da parecchio, questi software alla fine muoiono per consunzione dello sviluppatore. Se ti interrompo, guarda, c'è stato uno che sta avendo questa idea. Allora, forse qualcuno di voi, perché voi siete più bravi di me, molti di voi sono il Morse, io dovrei cercare di imparare, anche perché è vergognoso, l'unico K0 che si è scordato totalmente il Morse, non so cosa sentire, anche perché ti dicono, quando dici K0, dicono, allora tu hai fatto l'esame di Morse, sì, ho fatto, 35 anni fa, però mi sto riallenando, infatti, Eusebio... Pronto? Quello che dici tu. Ci tocca, cioè. dopo la pandemia non avevo più scuse. Mi tocca. Stavo con l'audio su un corso di training a rifare il ripasso prima di collegarmi con voi. Guarda, SSB ho fatto tutto, cioè basta, mi sono stancato. Manca solo che ci metto la musica, dopodiché mi metto a fare il broadcaster. Comunque, no, facciamo la battuta del CW, perché il creatore di quel software che tutti i veri puristi del CW odiano, che è CVSkimmer, che mi sono sempre segnato, quindi è Victor Eco 3 November Eco Alpha, quindi se prendete nota e se volete andare a beccare, è così, si chiama così, è signor Alex. Questo signore che ha fatto CVSkimmer, che poi è, credo sia softwareista, ma non so se è il proprietario, di una software house che si chiama Afrit, che sembra barese, Afrittura, scritto Afret, ed è quello che ha prodotto CVSkimmer, che è quello che ha sviluppato OmniRig. Devo dire, lui è un po' frastagliato, cioè nel senso lui fa tanti softwareini che poi tutti quanti cannibalizzano. Però lui è, da questo punto di vista è veramente molto open, cioè nel senso lui è molto disponibile, quindi chiedi informazioni, chiedi file sorgente, lui li mette a disposizione. Infatti perciò OmniRig sta spopolando, perché OmniRig è free, totalmente free, mette a disposizione il sorgente, quindi chiunque può... Ecco, questo è importante, non solo è free, è open. È totalmente open, totalmente open. L'unico che, guarda caso, è super close è proprio CVSkimmer, che si fa pagare. Perché, capito, non ci abbiamo speranza. No, ma quello è un modello di business che io apprezzo molto, cioè nel senso, se tu comunque contribuisci al bene della comunità, perché
perché così crei un mercato e poi sopra dici guadagni la pagnotta, è giusto, perché tu fai il tuo utile e il bene della comunità. Quindi è un modello che questo è un modello win-win che bisogna bilanciare. Vale l'esempio della vita di Philip Zimmerman, l'inventore del protocollo Zip, che oggi usiamo tutti, è embedded in ogni sistema operativo, non l'ha brevettato, è morto alcolizzato e senza una lira, anche giovane. Allora, questa è anche una questione un po' etica di quelli che usano i software. Io quando posto, ok, non mi avanzano i soldi, però quando trovo un software buono, $10 gli rimando. Qualcosa che bisogna sostenere. Questo di mettere in comune le possibilità di sviluppo e di chi contribuisce, anche perché sai qual è la tecnica che si sta usando oggi per ammazzare l'open source? Come si sa che sono singole persone che prendono punti nodali del software? Basta assumere lo sviluppatore e fargli firmare un contratto di esclusiva. Quella branca di software muore. Che poi, diciamocelo chiaramente, quello sviluppatore ha fatto quel lavoro proprio sperando in questo. Perché, che è giusto. Cioè, lo dico però, io come professionista, io a volte ho iniziato, non dico a gratis, però proprio sperando che un giorno qualcuno si accorgesse che ero bravo, ma quando mi hanno preso... Ma è giusto che sia così, però purché ci sia il ricambio. Cioè, nel senso, certo. No, queste sono cose che si fanno da giovani, dopodiché quando vai avanti, no? Anche perché non riesci più ad aggiornarti, a sperimentare. E cioè deve essere come per noi radioamatori, cioè ci sono chi ha già fatto tutta una serie di esperienze, va bene, ma se dietro c'è qualcun altro che poi continua a spingere, prende quelle esperienze e le attualizza a quelli che sono i modi di oggi, i modi di vivere di oggi, i modi di lavorare di oggi, le tecnologie di oggi. E questa cosa invece si è un po' interrotta e mi fa specie, perché noi all'università facciamo lezione su telecomunicazioni, su queste cose. Io ho fatto una teleconferenza fra una società la nostra agenzia spaziale su un sistema che è fighissimo. Gli ho detto: guardate, se vi serve un test serio, veniamo noi di Ari Roma. E... A proposito, insomma, via dicendo, bisogna anche cominciare a diffondere fra di noi, e su cui bisognerebbe superare certe barriere concettuali che ha Talari nel suo interno, perché siamo una comunità talmente ampia che da soli basteremo, cioè l'Italia è assolutamente in grado di supportare tutta quanta il mondo. Flippalo. Ho avuto la QSL perché ho collegato con in digitale la ISS qua. Bello. Mirror video. Madonna, gli occhi diventano trasparenti. Vabbè, buchi. È uno sguardo magnetico. Cos'è che sta scritto? Che sai che sta scritto qua dietro? Sì. Io ho mandato a un altro software proprio una segnalazione, perché invece non lo puoi flippare, no? Cioè, non so, se dalla rovescia comincia a diventare complicato da leggere. Volevo pregare. Vabbè. Ok. Dicevi di questo software. Allora, praticamente questo signore, che è poi quello che ha fatto CV Skimmer, sta cercando di costruire, anzi adesso vediamo se ve lo riesco a sharizzare, questo software che sta sorgendo proprio in questi giorni, che si chiama M-Cockpit, come l'abitacolo dell'aereo. Quindi M-Cockpit, adesso ve lo lancio, ho chiuso tutti i software, perché questo si deve prendere la sua portacom, che ha proprio l'obiettivo di... Che cosa vuole della vita mia? Vediamo un po'. Mi ha dato un errore. Non si riesce a capire che quale. Comunque Max è sempre un illuminato, guardi sempre in alto, per cui... Sì, perché cioè... cerco di... Devi viene in mente di fare così per guardarlo anche io. Esatto, sì. Per guardarlo negli cerco occhi. È vero. Cerco risposte, però facciamo così, va? Vediamo se riusciamo a chiuderlo. Ma non me lo fa chiudere, l'ha chiuso solo. Il vecchio sistema, esempio, control alt canch, gestione attività. Te lo ricordi il tasto programmatore della Apple? Sì. Costava un sacco di soldi. Mamma mia. E altro che non era che un pezzetto di plastica che si attaccava dietro la ventola di raffreddamento per raggiungere il tastino nascosto del reset che stava dentro il tasto programmatore. Diciamoci la verità, non riesco a capire perché non mi vuole partire, però detto, vediamo, non vorrei che avessi installato una versione aggiornata, ma il discorso che ho detto prima, riproviamo.
E che fa? Che fa? Che fa questo software? Allora, praticamente non vuole partire, mi sta facendo fare una brutta figura. Praticamente lui vuole cercare di creare una piattaforma unica su cui tutti quelli che fanno software, che so, da FRDigi, USGT, che so, quelli che fanno logbook, quindi QR a test e via dicendo, creano dei plugin che vengono inseriti all'interno di questo software, in maniera che questo software diventi un software, fatemi passare il termine che non è proprio azzeccato, interdisciplinare, cioè nel senso che io apro questa schermata e lancio le applicazioni che mi servono in una finestra unica. Comunque, ripeto, è un cockpit, quindi se andate, adesso se andate sulla pagina, appunto, visto che non vuole partire il software, facciamo un'altra cosa, vi socializzo la pagina. Questa è una modalità operativa che sta prendendo molto piede, cioè quella di fare delle soluzioni tecniche che consentono la distribuzione di sistemi di software pacchettizzati già con tutto quello che gli serve per girare anche le dipendenze. Sì, cioè, è inutile che sia in cloud che su Windows che su Linux. Ok, finalmente sono riuscito a chiuderlo. Per quel motivo che ti dicevo prima, che altrimenti l'aggiornamento software comincia a diventare veramente impossibile. Nel senso che tu non riesco più a trovare il pulsante sharing. Adesso stai sharando la home page di qrz.com. L'ho trovata, sta qua, ecco perché non c'è trovarla. Tutto quello che è circondato da un bordino rosso è condiviso. Ah, ok. Perfetto, allora, andiamo qua. Solo lui vede il bordino rosso che sta condividendo. Vediamo se... Eccolo qua. Uscito, ecco. Bisognerà vedere come la su che licenza l'ha distribuito, vediamo un po'. Per adesso è copyright, quindi stretto. Deve trovare poi la maniera, deve convincere gli altri a lavorare su questa piattaforma, perché tu stai facendo un modello di business, perché controlli il business. Se io investo sul tuo, come facciamo poi a condividere eventuali utili? Quindi o lo rendi aperto. Allora, questa diciamo è la parte proprio dedicata ai third party. Infatti, lui proprio vuole creare appunto questi API che in qualche maniera si integrano all'interno direttamente di questo software e creare un software completo. Come dici te, non so se ci riuscirà. Infatti, al momento lui per il primo Kibu Skimmer non ce l'ha integrato. Ma diciamo che è un errore dal punto di vista del project management. Per far partire una cosa del genere tu dovevi uscire con questa soluzione e già uno o due integrazioni. Sì, lui ha praticamente creare coinvolgere i primi stakeholder da subito, perché altrimenti... Infatti io volevo farvelo vedere lanciato, ma non so perché non vuole partire. Dovrò capirlo in un secondo momento, non è magari il momento giusto. Perché, diciamo, al momento, per esempio, lui lo sta facendo funzionare, secondo me solo per una questione di praticità, soltanto su 7610 e 101. Perché hanno, soprattutto 7610, ha la caratteristica di avere una scheda di audio incorporata di condividere l'IQ, cioè l'IQ della parte CDR. Quindi, diciamo, fondamentalmente lui già funziona come una chiavetta RTL-SDR, cioè io ci collego con qualsiasi software e ci posso far girare HDSDR via computer e via dicendo. Quindi è chiaro che andare a pescare le informazioni dalla porta USB, via USB del 7610, per lui, che è bravo, è diciamo molto più semplice che andare a fare, che so, con un FT1000, che è una cosa un po' più... No, ma quello che ti dicevo, l'USB ormai è diventata un'interfaccia universale, quindi tutti quelli che scriveranno qualche interfaccia di comunicazione andranno verso quello, perché sia la comunicazione che c'è all'interno dei computer che possono essere. Certo. Per economia anche di manutenzione del software, se io devo aggiornare tutti i sistemi, tutte le interfacce di comunicazione, aggiorno quello e ho aggiornato tutto, se altrimenti per disallinearmi da solo oggettivamente diventa complesso. Per questo deve esserci una semplificazione. Forse quello che potrebbe essere interessante è eventualmente un'interfaccia hardware
che si interfacci con un sistema tipo questo e che recuperi le vecchie radio, cioè poi vecchie, poi, le radio non USB. Tipo il Wincare, no, non si chiama Wincare. Sì, il Wincare 3, si chiama Wincare, quello che, quella specie, che poi fa anche la porta, diciamo, da scheda audio, diciamo, nel computer, non c'erano tutti. Sì, 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 però quello fa poche cose, è molto rozzo. Diciamo che è più un virtualizzatore, cioè più un remote control. Sì, anche di Dio, tra l'altro, sto Wincare, perché ho visto che la versione più evoluta costa anche 4 piotte. Beh, perché dipende che trattamento radio devi fare, cioè a quel punto ti compri un virtualizzatore, però appunto ci metti dietro le interfacce analogiche. Secondo me l'hanno venduto un po' per fascino, non lo so, io non l'ho mai avuto, quindi non lo conosco, però secondo me molti l'hanno comprato perché hanno visto bello, se lo so piazzato. Perché poi... che è un vantaggio, io ovviamente essendo tutto quanto a bassissima potenza, l'interfaccia audio l'ho presa da un radioamatore greco, che si è stampato la sua scatolina con una stampante 3D a due spicci, mi ha mandato una cosa meravigliosamente al primo colpo. Poi sono scelte. Bene. Ok. Sì, insomma, il sistema è in evoluzione. Se qualcuno capisce l'importanza strategica del software in un mondo che sta diventando completamente digitale, fa banco. E secondo me saranno i cinesi. Saranno i cinesi, perché già lo stanno facendo in tutta un'altra serie di ambiti e settori, e sono molto competenti, perché no, la Cina è stratificata. Attualmente il paese che fa più ricerca e che sta più avanzato sul pianeta è la Cina. Nel momento in cui qualcuno si dovesse svegliare, tira giù il software definitivo, che però recupererà le radio che dialogano tramite USB e lascerà dietro tutto il resto. Dimmi. Max, perché non illustri, non so se tutti lo conoscono, insomma, Log4OM, così una panoramica, sì. Perché devo dire, insomma, io ero un utente di HRD, e dopo che me l'hai fatto conoscere, ecco, io ho disinstallato l'HRD del tutto. E diciamo, volevo anche farvelo vedere, però poi sembra... gli altri sono curiosi di vederlo, ma non so, io lo sto usando, quindi... Io mi sono installato recentemente, ma non l'ho usato, era solo per vederlo, N1MM, che era quel logger, quello lì, però fondamentalmente poi sono rilanciato. Allora, questo è Log4OM. Allora, premetto che questa è la versione 2, perché Log4OM probabilmente, penso che anche voi forse qualche volta l'avrete installato, poi disinstallato, anche perché Log4OM 1 era fatto molto bene, però era molto complicato, non c'è niente di complicato, cioè noi ci siamo già complicati di nostro, quindi voglio dire, non è che, cioè, che abbiamo sto hobby, che è poi più di complicato. Però, diciamo, aveva una serie di software, di sottoroutine che partivano, finestre e finestrelle che si aprivano. A sto giro, questo appunto Italia Whisky 3 HNH, che è Daniele Pistolato, diciamo, ha fatto una versione decisamente più ruffiana, la definisco, e proprio gliel'ho scritto, cioè è stato proprio ruffiano, perché l'ha fatto proprio carino, l'ha fatto proprio bello, secondo me, esteticamente. Ed è, proprio perché tu hai nominato N1MM, Log4OM è un software che proprio vuole attaccare direttamente in un OMM, cioè lui non si è mai posto di attaccare a HRD, ok? Non se l'è mai posto come problema, tant'è vero che in tanti gli abbiamo scritto, ma perché non inserisci dentro Log4OM già un read control? Lui dice, ma ce l'ha già, tant'è vero, vedete, cioè la frequenza, io posso cambiare la frequenza direttamente da queste due schermate, sia del VFOA, anzi questi sono primo ricevitore e secondo ricevitore, non è VFOA e VFOB, questo è il 7610, c'ha due ricevitori, quindi non c'ha i due VFO, quindi sono proprio due radio, diciamo così, e permette di selezionare le due frequenze in maniera indipendente, quindi già da monitor. Però per esempio per me sarebbe stato comodo avere, che so, la rotellina o l'impostazione per cambiare la potenza. Perché? Perché dico questo? Perché se io sono in SSB esco con 15 watt, perché in genere piloto un amplificatore lineare. Poi mi rompo le scatole di stare in SSB, spengo l'amplificatore e devo riandare nell'impostazione, andare a mettere almeno, permettete, un 40 watt per andare a fare un po' di modi digitali. Non dico che voglio uscire, non sono uno di quelli che esce con 100 watt, perché se tu usci con 100 watt o di 100 watt vado in SSB. Non lo so, io la penso così, cerco un po' di, nel limite possibile, di rimanere nel sensato, almeno secondo la mia
mio punto di vista, perché qui in modi digitali io devo abbassare, alzare un po' la potenza e poi mi devo ricordare di riabbassarla quando, se no svampo l'amplificatore quando finisco. Allora questa cosa di andare nel menu della radio, alzi, abbassi e via dicendo, magari se ce l'avevo lì sopra era più comodo. Lui, ieri sera era impossibile sui modi digitali, c'era il mondo. Sì. Cioè, tutti quanti con un kilowatt di media. E non ha, cioè, secondo me non ha molto dopo senso. Dopo un po' ho smesso. Soprattutto in estate, giustamente, non ha proprio senso. Io però è colpa degli americani lì, Eusebio. È colpa degli americani, sono i primi. Ma erano molti europei. Sì, c'erano degli americani, però diciamo che se un americano usa una potenza elevata per arrivare in Europa, lo capisco, ma fa scambiare le queste in Europa con tutta quella potenza. Io non riuscivo a trasmettere ieri. Vi consiglio sui due metri, l'FT8 sui due metri. Veramente sto avendo grosse soddisfazioni, perché ovviamente io ho un'antennina, non ho una direttiva, però con un'antennina, insomma, che è la X30, e con la fortuna di avere magari in lontananza gente con direttive, eccetera, sono riuscito a fare Pantelleria e, che ne so, Sicilia. Quindi ovviamente in FT8 a quel punto devo uscire per forza sui due metri, devo uscire con la potenza che mi dà l'apparato. Però vi assicuro... Io Pantelleria l'ho fatta a voce in 5 watt. Sì, sì, no, però ti sto dicendo in 2 metri. In 2 metri, durante il contest walk sta log. Ma lui c'ha... Ma che antenna c'ha, scusa? Ho una Jim Slim, un kit di un radiatore inglese. Ottimo. Ma è filo, sono due fili. Sì, la conosco, sì, assolutamente. Appeccata quindi... al balcone e l'FT818 direttamente connesso senza nulla in mezzo. Quello è un apparato magico, secondo me. Secondo me non è vero che esce con 5 watt, io mi sto facendo... No, devo dire che l'FT818 non ho avuto il privilegio di averlo. Il 17. Questo qui mi sembra che è veramente molto preciso, come sintonia pomeriggio, quindi... Scompari il microfono, no, sono io che gioco con la penna, è un vecchio vizio. È molto preciso sia in ricezione che in trasmissione, secondo me. Quindi questo riesce un po' a passare con questi 5 watt in mezzo un po' di materia. No, secondo me è proprio, io vabbè, dico in maniera molto banale, quasi ingenua, secondo me è un apparato magico, perché Io sono diventato radioamatore per lui, quindi anche io sono tornato a essere radioamatore. Io avevo abbandonato la radio fino al 2005, però nel 2005, come ti dicevo tempo fa, io incappai, perché stavo a Pisa, e conobbi il negozio Magic Phone, che è da quelle parti, e avevo che sotto il 17 usato, e me lo comprai. Io come lo accesi? Oh ragazzi, antennina da automobile, piazza, sapete, quella con gli shunter, no? Una specie di cosa... piazzata sull'automobile, accendi sigari, presa accendi sigari in mezzo alla in mezzo agli alberi, perché ero nella cortina del palazzo della, diciamo, dell'abitazione che stavo, collegato in Inghilterra. Io dissi, no, e che cos'è questo? Cioè, 15 anni prima me lo sarei sognato per il casino che c'era. E infatti io da lì dissi, vabbè, evidentemente la situazione è tornata tranquilla e quindi posso tornare in radio anche io. Comunque, insomma, tornando un po' all'Log4Home, diciamo, allora, innanzitutto partiamo dal presupposto. Log4Home è uno di quei software che usa appunto OmniRig come diciamo piattaforma. Adesso non lo vedete perché è uscito qui, è uscito sull'altro schermo, ve lo porto sopra. Che usa OmniRig. OmniRig poi, tra l'altro, come vedete, come impostazione è semplicissima. Cioè, ce l'ha l'8.18 o c'è ancora l'8.17? No, ah, ce l'ha. Ah no, l'8.17 va bene, uguale. Sì. Credo. Vediamo. Devi andare sopra così sarà. Ecco. No, c'è ancora 8.17. Il CAT è quello. Uguale. Il CAT è quello. Sì. E poi vedete, usare due radio. Anzitutto c'è la versione nuova, che è la versione 2, che però non vi consiglio di scaricare perché non è ancora compatibile con molti programmi, che addirittura ne ha 4. Direte, che cosa serve questa cosa? Permette di sincronizzare due radio. Quindi se voi state facendo tipo attività satellitare, giri la monopolia di uno, gira anche l'altra. Quindi, diciamo, oppure, faccio un esempio, io ho un FT1000, voglio usare una chiavetta RTL SDR per fare la parte SDR, quindi avere un secondo ricevitore, o magari perché ho una seconda antenna, sincronizza le due radio. Ok? Cioè, sintonizza l'SDR sulla stessa frequenza del 1000. Quindi OmniRig è geniale anche da questo punto di vista.
Tornando, diciamo, al software, e praticamente la caratteristica che vi dicevo prima era appunto quello che dicevo poc'anzi, ossia che loro, per esempio, vedete, FLGG ed FSGT sono interconnessi attraverso le porte UDP. Quindi io simultaneamente, mentre sto usando Log4Home, posso lanciare USGT. Aspettate. Quindi FLDG è passato da TCP a UDP. Ma vi dico. Sto cercando USGT, non riesco a capire dove cappano. Ah, sta qua, scusate, ce l'avevo sull'home. Ce l'avevo sulla barra. Adesso vedrete che USGT... Ok, vedete la frequenza di WSGT? Vedete la frequenza di Log4Home? Sono già sincronizzati. E la diciamo, usando una parola giovane, la figata, è che lui va anche in trasmissione direttamente via UDP. Cioè io non devo fare, non devo solo lanciarlo WSGT. Cioè il Log4Home io ce l'ho sempre, scusate, mi è scesa la finestra dello share, Log4Home è sempre... Per me è sempre attivo. Perché? Perché Log4Home c'è il cluster incorporato. Quindi io il cluster ce l'ho sempre attivo, anche perché ogni tanto, non so, sto a vedere un film, ogni tanto meno l'occhio, uno sgabuzzino, vedo dire chi c'è, allora automaticamente... Poi ti avverte anche in audio, ti chiama. Perché io posso mettere degli allarmi. Sì. Io posso mettere degli allarmi, per esempio sto cercando una determinata stazione, però non mi ricordo, aiutami tu quanto stanno gli allarmi qua, non mi ricordo più. Ma no. Vedo che audio, sì. Aspetta. Oddio, il cluster dovrebbe stare. Sì, forse è proprio dentro il nella parte alert. Io posso settare degli alert, per esempio, per determinati country che mi mancano. Lui mi suona quando c'è qualcun altro. Mi fa l'applauso. È fantastica questa cosa, ma questa cosa è divertente, perché poi puoi mettere qualsiasi tipo di allarme. Io ho messo una cosa e fa quindi tipo allarme proprio nucleare. Trepidoso, mi hai convinto, con questa presentazione mi hai convinto. No, ma guarda, ci stanno, ce ne ha tantissime. Sono incredibili, insomma, come diceva Max, i programmi si parlano, quindi tu ricevi una stazione con USGT e la metti a log e ti va a finire nel log di log, sì, esatto. Fantastico. Tra l'altro, a qualcuno, ad Enrico Gip, che oggi non ci ha fatto compagnia, ma lui mi sta un po' così ultimamente, non so dove, se sai in quale paese fuori dalla comunità europea si trova, qualcuno ha fatto installare anche quest'altro programmino che si chiama, non so se vi interessa, si chiama Grid Tracker. Allora vi faccio un esempio. A me l'hai fatto installare a me. L'ho fatto installare a te. È fantastico. C'è la mia cavia. Allora, vi dico brevemente. Io FT8 lo utilizzo per cercare di fare quei country che permettono, l'ho provato in tutti i modi, ma non c'è stata storia di riuscire a farli. In particolar modo, io sto cercando di finire i 50 stati americani, o UAS. Il UAS, sembra una parola napoletana, però è il UAS. Praticamente degli stati americani ho fatto praticamente tutte le due coste occidentali e orientali, ho fatto tutta la parte meridionale, quindi il Texas, tutti, ma non riesco ad entrare in quei quattro paesucoli statarelli che sono là dentro, che sono praticamente i preferiti di Trump, perché sono quelli che in qualche maniera sono un po' più conservatori, ma forse è per questo che sono isolazionisti, non si fanno vedere. Praticamente non riesco ad entrare, che so, l'Idaho. Mai sentito, in SSB, ma manco sul cluster mi appare. Quindi non lo trasmettono ancora in onde medie, cioè in modulazione ampiezza. Non so che cosa facciano. Il bello di questo programmino è che, vedete i puntini gialli? Non so se si riescono a vedere. Si vedono. Questi sono le stazioni, cioè praticamente come PSK Reporter, la versione web. Però è personalizzata nostra. Cioè, questo appaiono le stazioni che noi sentiamo. Le mappa sullo schermo. Prende il grid, chiaramente, e le va a piazzare sullo schermo. Quindi, se io, per esempio, tutta questa zona, io l'ho già fatti, quindi non li vado a collegare, che me frega. No?
vado a cercarmi quando comincerò a vedere i puntini qua dentro. Quindi è comodissimo per questa cosa, cioè tu vai a cercarti il paesello che ti interessa, perché il problema di WSGT, sì, che ti dice USA, ti dice Brasile, ti dice Argentina, ti dice Cile, ma per esempio mi manca voglio fare la Terra del Fuoco, non riesco a capire se sto lì o è il Cile in generico. Lui ti dice esattamente dove è posizionato l'operatore in quel momento. E quindi se ti interessa ci clicchi sopra e lui automaticamente parte tutto. Voi sapete. Bellissimo. Sì. E poi se vuoi ti selezioni, ti puoi vedere anche soltanto quelli tramite un menu. Perdonami Max, sì. Integro, ma insomma. Vai, tranquillo. Puoi vedere anche quelli che sono iscritti, ad esempio, a LOTW. Quindi, dato che ad esempio io scambio molte cartoline cartoline QSL con LOTW, allora tanto vale che tra due scelgo quello che è iscritto a questa cosa, no? Io non lo so, per semplificarmi la vita uso HRD Net, no? Qui si collega HRD Logbook. Allora, e ho affidato a loro la gestione sia delle QSL elettroniche che LOTW. C'è sta pure questo. E quindi io mando a loro il log e poi si scambiano tutte le cartoline che vogliono. Lui praticamente hrdlog.net, sì, QRZ certo che scambio, però questo è il mio logbook ufficiale, sta lì. Lui mi scarica automaticamente tutti i QSO. Cioè io come collego faccio un QSO e lo mando in registrazione cliccando sul più, questo più che vedete qui, poi vi spiego rapidamente che questi tre tastini sono interessanti. Lui automaticamente, chiaramente, salva sul mio logbook, poi lo faccio vedere la pagina del logbook, e automaticamente carica sui 4, 5, 6 logbook principali. Quindi a me basta che fa tutto. Sì, anche io, ma se li gestisce tutti HRD Log, quindi io mando il report a loro. Però... Esattamente, poi siccome io disgraziatamente mi si impallò il computer e per fortuna avevo tutti i QSO registrati su QRZ.com, mi sono dovuto scaricare il logbook nuovamente da QRZ.com. Ho dovuto pagare pegno 30 euro di iscrizione a QRZ.com. Certo. E adesso l'ho fatto più istantaneamente. Cioè finché se tu c'hai la licenza quella quella annuale, lui te lo fa istantaneamente, mentre se non è licenza non c'hai quella annuale devi dire salva e allora praticamente automaticamente HRD Log ti permette di stampare già il PDF, tutti i firmi alla fine dell'anno si scarica. Mentre su QRZ.com per scaricarti l'ADIF deve essere di pagare. Vabbè, siamo tornati al discorso di prima. Ragazzi, io vi devo salutare che è un altro impegno alle 6. Grazie Max. Vi ricordo che dovete scegliere il prossimo incontro fra Raspberry, inseguire oggetti volanti, radioastronomia e gestire i canali multimediali. Audio video. No, radioastronomia. Io voto radioastronomia. Anche a me piace. Anche a me piace. Però insomma accetto qualsiasi proposta. Ho mandato, come avete visto, sul WhatsApp una schermata del nostro incontro per cercare di invogliare quei pigroni che non partecipano. Penso che sia una cosa molto divertente. Se riusciamo a farla partire con la pazienza e la costanza che serve per far partire ogni nuova innovazione, poi diventerà una modalità. Certo. Guardate, faccio solo un ultimo accenno. Chiudiamo, perché questo può interessare a qualcuno, che se io vado su questo, adesso sto sulla modalità cluster, questo è per intenderci il mio logbook, ok, questa è la modalità cluster, una delle caratteristiche ruffiane che ci ha messo questo disgraziato è che se io clicco, vabbè, italiani lasciamoli stare, che sono per motivi di privacy, prendiamo i tedeschi, sono più antipatici, lui automaticamente mi va a pescare la pagina QRZ del, madonna mia, del personaggio, uno splendore. Del è uno gnomo proprio, è uno degli gnomi da giardino? Esattamente, mi dice se io ho già collegato e ce l'ho già registrati, vedete, per esempio io risulta che la Germania, grazie a Dio, già su EQSL e Logbook of the World è già stata ampiamente collegata. Mi dà il giallo su QSL, questo sarà QSL CC, no, questo non è QSL CC, questo, no, no, quelle sono questa le carte, quelle a penna. Questa è quella cartacea, figurati. Dice di no, poi mi dà le informazioni più specifiche,
del personaggio, poi eventualmente se l'ho collegato in qualche award particolare, sì. Poi dice un po' come, come sta orientato lui, come sta organizzato lui e via dicendo. Lancia un curl, si chiama il programma, che fa il remapping della pagina. Tra l'altro, se clicchi sul pianetino, ti apre direttamente la pagina della qualiteta.com. Se non ti piace, cioè l'hai visto troppo piccolo nella sua bellezza, il tedescone, ti appare in tutto il suo splendore sulla pagina qualiteta.com, che ovviamente ci sta mettendo la vita per caricarsi, e ti fa vedere tutta la sua pagina qualiteta. Questo si è allestito in cucina, la stazione. Vabbè. Perfetto. Io vi saluto. 7-3, grazie. Grazie Max, ciao. Grazie. Ciao. Ah, voi restate? Ciao Sebio. Ciao Sebio. Bene. Gianni si è allontanato. Sì, non ho capito come si fa a mettere l'immaginetta. Ci sono. No, pensa che spegni il video. Avevo spento il video, sì, perché ero impegnato un attimo con il cagnolino di mia figlia. No, dicevo ad Antonio, per togliere l'immaginetta devi togliere... No, però devi mettere una base, sì. Un'immagine di base. Come devi si metterlo fa? Sul software. Io l'ho installato. Sul software. Cioè, se installi il software in maniera definitiva nel computer... Puoi fare tante cosine. Io prima infatti ho giochicchiato, per esempio avevo cambiato... Penso di averlo installato. Io posso cambiare lo sfondo, quindi faccio come... Ma qual è l'opzione? Da dove si fa questa? Sono io con la mia stazione radio, un bellissimo ragazzo. Devi andare nel menu in basso a sinistra, dove c'è il video, il simbolo del video, cliccare e... Shows virtual background e scegliere. E quella diventa l'immaginetta poi? No, diventa il tuo sfondo. No, io intendo dire l'immagine, hai visto l'avatar, come dire. L'immagine quando ti registri a Zoom, come fai per un qualsiasi altro, diciamo, social, la puoi mettere. C'è sempre qua, guarda, profile. Sì. Ecco, la sopra. Profile. Esatto. Sì. Aspettate, mi sta uscendo questa scritta qua, non so che cosa vuole, vediamo che dice. Sì, chiaro. Chiaro. Allora sì, hai ragione Gianni, dal browser. Poi dal browser puoi caricare, chiaramente rimetti il nome, username e password e poi carichi tutto quello che ti serve. Bene. Signore, se avete qualche altra domanda anche sul Lock for Home, non c'è problema, vi rispondo. Anche su quello che ci siamo detti. Sì, in effetti ci sarebbe un sacco da dire, no? Però almeno, ecco, io vi do la mia esperienza, Lock for Home è veramente completo. In sé c'ha tutto. La gestione della radio, il cluster, il log, la gestione diretta di WSJT, che dentro di sé c'ha un sacco di modi digitali. Devo dire, la propagazione, ecco, la propagazione. Vediamo con la propagazione di 40 anni. Incredibile pure questa. Cioè, veramente, ecco, sono molto entusiasta e contento che Max mi abbia consigliato questo software, ecco, veramente fantastica. Ma già soltanto quelle tracce di prima ti dicevano, ti davano un'idea, ecco. Ora dice meglio che non la guardavamo sui 40 metri. C'è la nulla. Speranza di poter fare l'America adesso mi sembra praticamente poca cosa. E quindi ti dice appunto la percentuale di realizzabilità di un QSO. Tu gli scrivi come stai messo, con quanti watt vai più o meno, la tipologia di antenna, mi pare, insomma, un po' di informazioni, e lui ti fa un calcolo per dirti, per predittivo, diciamo, no? Un calcolo per dirti un po' come stai messo. E poi che altro? Ma insomma, veramente tante cose. Ecco. Quindi io avrei una domanda per Max. Dica. Scusate, io ho una connessione parecchio farlocca. Quindi no, io ti vedo bene, Alberto. Ti vedo... Ci sono dei ritardi di rete notevoli. Allora, la domanda era questa, riguardava Grid Tracker. Come mi stavi spiegando che tu riesci a seguire diciamo in forma grafica sulla mappa del mondo
i QSO che sono in corso. Sì. Giusto? Sì, guarda, facciamo una prova. Ti faccio vedere. Perché prima ecco, non stavamo... quindi lui praticamente pesca dal cluster quello che tu in questo momento stai ascoltando. Allora, ti faccio vedere subito. Aspetta che questo mi chiede se voglio aggiornare. Allora, tanto per cominciamo, lanciamo questi gettini. Allora, forziamo chiaramente con WSGT di andare a 7.74. E infatti se andiamo a vedere, adesso l'OPROM, anche l'OPROM è cambiato, prima era 7.090, non so se vi ricordate, prima ha cambiato a 0.774. Dobbiamo mettere in digitale. Allora, lui adesso sta decodificando quello che sente WSGT, d'accordo? Se io vado su Grid Tracker, li vedete? Ah, sì, adesso ho capito. Io, vedete, questo è M, faccio un esempio, no? Andiamo sui poli americani, che è più facile. Questo è Whisky Bravo 2 NFL, lo vedete a sinistra. E infatti, se io vado qui... vedrete che ci sarà da qualche parte tra i vari decodificati Whisky Bravo 2 ML, ma non so dove sta. Comunque tra questi li vede tutti. Infatti vedrete che piano piano si riempie lo schermo. Quindi riesco a capire esattamente quella stazione che mi interessa o che ha attirato la mia attenzione dove si trova. Tutto il collegamento, infatti vedete, c'è scritto decode o receive, a seconda, quando è entrato in trasmissione c'è scritto transmit. Tutto il collegamento avviene attraverso quella cosa che dicevamo prima con Eusebio, tramite localhost. Cioè lui praticamente ascolta sulla porta 22.23.33 WSGT, sta ascoltando WSGT qui, e ritrasmette sulla 22.30.38, cioè lui si interpone tra WSGT e il logbook. Poi lo sai che bisogna fare, Max? Io me lo sono fatto... e mi è servito perché ho dovuto reinstallare un po' tutto, preparo, se vuoi, le tre configurazioni in fila su un file Word. Metto la configurazione log4om, la configurazione di WSGT e Grid Tracker. Messe in fila, le spiegazziamo, quello che mi hai fatto vedere tu. Poi io, chiaramente, la comodità del collegamento UDP rispetto a quello della porta con classica, è che se io adesso chiudo Grid Tracker non c'ho nessun bug, cioè non c'è una perdita di connessione, cioè log4om sta continuando a lavorare. Mentre se fosse stato, per esempio, Win4Ecom, se avessi usato, perché avrei potuto usare pure Win4Ecom, quel software che abbiamo visto prima, cioè che ha tutte quelle porte. Quindi che succedeva? Su Win4Ecom, su una porta si collegava log4om, su una porta si collegava WSGT e su un'altra porta si collegava Grid Tracker. Quello che succedeva, se chiudevo Win4Ecom, i tre perdevano la connessione totalmente. Perché viene meno lo splitter, praticamente. Esatta, è uno splitter, non è proprio uno splitter a tutti gli effetti. Infatti la bellezza di Win4Ecom è che c'è uno splitter gratuito, perché in genere lo splitter, otto lo ti fai dare, ti fai chiedi, scrivere una mail all'amichetto americano, non so se lo sapete, ma c'è una versione free che distribuisce questo americano. Oppure ti attacchi, cioè nel senso devi pagare e costano pure un bel po' questi splitter. Win4Ecom, vi dico una cosa, Win4Ecom è l'unico dei software di cui abbiamo parlato che non è gratuito, o meglio, c'è una trial di 30 giorni, però poi il costo di acquisto è più che accettabile per quello che dà, perché costa solo 50 euro. Cioè alla fine, considerato il panorama, è considerato quello che effettivamente dà, oddio, forse secondo me 50 euro sono ben spesi. È l'unico, di questi software a pagamento, perché secondo me è a pagamento proprio per il problema dello splitter, che lui probabilmente deve pagare qualche licenza. Sì, certo. Probabilmente. Ma lo splitter costa un 80, 70 euro, se lo andate a comprare dalle software avanti. Dica Italia Uniform Zero, Kilo Charlie Golf. Dunque, io questo lo devo ancora installare adesso, dopo questa tua presentazione, lo installo perché effettivamente è molto... interessante. Volevo sapere, farò una domanda forse stupida, scusatemi, ma
funziona anche offline, mi spiego meglio, un po' come Flight Radar 24 che mi permette di vedere il traffico aereo. Tu parli di Grid Tracker. Posso collegare alla mia radio oppure posso anche assistere a questi movimenti che ci hai fatto vedere offline? Cioè offline intendo in rete ma non collegato con me. Lui può fare entrambe, può fare tutte e due o solo uno dei due? Ah, perfetto. Allora io in questo momento ce l'ho praticamente collegata solo alla radio, cioè perfetto. Offline. Però se tu vai a vedere qua sotto, vedi PSK. Sì, lo vedo. Sì. Se io clicco qui sopra, sì. Lui ad lì poi vedi che sono aumentati. Sì. Si collega a PSK report. Poi è bello che c'è. Guarda le linee, guarda le linee. Sì, a un certo punto sembra, vi ricordate? Con le linee, sì. Vi ricordate il film War Games? Sì, esatto. A un certo punto fa vedere tutti questi... ho capito, si può vedere anche così allora, sì, perfetto. Sì. Ci sta dicendo che questo si sta collegando con questo. Sì, certo. Vabbè, oh, è arrivato la verificazione del cluster. È arrivato Enrico. Mi sa che è arrivato Enrico. Oh, buonasera, Golf Yankee Papa, che mi entra con aria minacciosa. Anche lui ci guarda dall'alto. Sì. Ci guarda anche per sbiego. Enrico, non si sente l'audio? Sì, buonasera a tutti. Ah, si sente? Adesso sì. Ciao Enrico. Ciao, scusate il ritardo, ma stavo fuori con mio figlio. Figurati. Hai fatto bene. almeno ci si saluta. Io mi ricordo con Enrico quando ci telefonavamo, lui stava in Sud America, non mi ricordo dove stava, e facevamo i primi QSO in QRPRZ lì. In Whisper, sì. Stava a Bogotà. Grande Enrico. È passato un po' di tempo, Parecchio. Veramente è passato parecchio pure dall'ultima birra. Che avete detto di bello? Ho detto è passato anche parecchio tempo dall'ultima birra. L'ultima birretta sotto casa è passato veramente un anno. Pure vivendo a 500 chilometri, a 500 metri. Mi senti Enrico? Enrico, ti sei bloccato? Sì. La birretta l'ha commosso. Enrico? Signori, io vi devo salutare perché ho un altro impegno, un'altra chat con un altro gruppo. Non radioamatore, purtroppo. È stato veramente molto interessante. È stata la mia prima esperienza. Voi non mi conoscete perché io frequento pochissimo la sezione. Sono un amico di Giordano, però insomma, veramente informazioni molto preziose e soprattutto questa maniera di condividere le cose in tempo reale è un valore aggiunto notevole, secondo me. È una cosa da perseguire e da ripetere il più spesso possibile. Vi ringrazio moltissimo per la vostra disponibilità. Grazie a te per la tua presenza. Ci sentiamo presto, allora, e grazie comunque. Ci sentiamo in radio. Ciao. Grazie a tutti e buon fine settimana. Altrettanto. Altrettanto. Ciao Max. Ciao Enrico. Ho detto è passato un bel po' di tempo anche dall'ultima birretta. Porca miseria, si è passata la vita. Oh, il pub ha riaperto, Sì, ha riaperto? Sì, però solo a sporto. E come facciamo a bere la birra con la mascherina? Lo mette il tappo. Ti dà pure la lattina piccina. Devi prendere la FP3 di mascherina che c'ha lo sbirro. Sì, esatto, la cannuccia. Come stiamo combinati. Caro mio, meno male che ci abbiamo le radio. Di che avete parlato di bello? Che io ovviamente non ho sentito. Ma un po' di tutto. Abbiamo parlato un po' dei vari software di gestione delle radio. Sì. Diciamo, l'idea era quello di arrivare al fatto di socializzare magari e di condividere di più l'uso di OmniRig, perché secondo me OmniRig è un po' ormai il sistema di controllo delle radio un po' più efficiente, un po' più stabile, soprattutto che va incontro a vari aggiornamenti. Perché ultimamente parecchi colleghi mi hanno chiamato perché avevano problemi a far partire VSGT. Ma proprio VSGT in maniera diretta, cioè collegata a VSGT direttamente alla radio, che già per me era un po' limitativo. Cioè ho detto, ma scusa, ma tu non c'è un tuo logbook dove tu salvi puntualmente i contatti che fai su VSGT? Dice, no, ma io li trasbordo poi. Io quando l'ho saputo ho detto, Porello,
Cioè, a parte il fatto che rischi ogni volta di perderti qualche contatto, ma è un bel lavoro. E infatti a più di uno ho consigliato poi a un certo punto di associargli un programma, ai più ho consigliato Locorom, perché è il programma, diciamo, un po' più aperto come standard, in maniera tale da avere un collegamento diretto tra VSGT e un logbook. Ma soprattutto il problema di base è che molti, avendo installato negli anni, che so, RICAT o MLib, altri software magari con librerie proprietarie e via dicendo, avevano il computer completamente imballato, quindi problemi anche sul registro di sistema e via dicendo. E praticamente ho colto questa occasione per dire, cerchiamo magari di condividere questa cosa che è risolutiva. Cioè, alla fine la maggior parte dei software nuovi girano quasi tutti su OmniRig, tranne alcuni, per esempio peccato che non serve, poi non abbiamo affrontato il problema di FLDigi, perché lui mi aveva chiesto di FLDigi. E per cui insomma siamo passati poi a vari software per la gestione di alcune radio, tipo Win4Ecom per l'Ecom, Win4Jesu per gli Jesu, Log4Home come Logbook. Poi siamo arrivati a questo discorso che poi avevamo visto insieme i primi tempi, perché la prima cavia è stato Enrico con GridTracker, ti ricordi? Sì. Quando ti disse, ho trovato sto programmino. E quindi noi stavamo appunto finendo di illustrare un po' il funzionamento di GridTracker con VSGT e poi di sfondo c'è il solito logbook from, che è quello ho che capito. Ho dato di più. Ho capito. Allora, tutte cose che più o meno noi due ce l'avamo anche già un po' raccontato. Sì, poi diciamo una volta in cui ovviamente non do buca all'inizio, possiamo anche, insomma, a me è capitato con JTDX di scoprire un attimino che in certe modalità, che, diciamo USB data e giocando con i filtri, soprattutto sulle spedizioni, riesce a tirar fuori il segnale che normalmente non ascolti. Io infatti, io ce l'ho JTDX installato. Sì, però... ma è migliore? Io l'ho provato, l'ho comparato con VSGT e è superiore. Decodifica, ma non sei il primo che lo dice questa cosa? No, no, guarda, ci ho provato facendoli girare tutte e due praticamente in parallelo e su due ricetrasmettitori differenti e poi incrociandoli, e, ma ci stanno due o tre dB di differenza. Io ho dato più di una volta, ho fatto QSO con meno 26 dB a parità di configurazione dei settaggi delle radio. Invece col WS... che farò, che può essere che finalmente riesco a fare gli stati quelli del Centro America, del Centro degli Stati Uniti, che non riesco proprio, io sto ancora cercando di farli. Ma quelli, guarda, se, una volta che li senti, perché se tu poi guardi dai log di Spot, dai software, dai siti di Spot, vedi che ogni tanto ti ricevono, ma tu magari non li senti proprio, quello è un problema nostro di antenne, evidentemente. E invece se tu fai due o tre cosette e riesci a pulire un po' di più dal... Ti abbiamo perso da capo, Enrico. Se è colpa mia, ovviamente sì. Ah, adesso ti becco, adesso ti vedo. Sì. Okay. Ma chi altro c'è? Siamo io e te o sono andati via? No, c'è Antonio, Italia Whisky Zero, GPW. Che ah, no, ma io non volevo... Io volevo... Vi ascoltavo, non volevo... Pensavo che fossimo rimasti io e te. No, sì, no, abbiamo finito praticamente, cioè, infatti un po' di colleghi hanno anche nel frattempo chiuso, poi è rimasto Tiziano, c'è cioè Sergio, Italia Unicorn Zero, Lima Eco Radio e poi il buon Gianni, di casa. Max, volevo dirti, se volete, so che ancora non c'è il canale YouTube della Risezione Roma, però se volete io posso appoggiare, siccome è stato registrato tutto, come hai visto... Se lo ritenete opportuno, io posso registrare da un'altra parte sul mio canale, poi vi mando il link, lo faccio riservato per i soli ARI, per il gruppo e basta. Sì, per me non c'è, ma non è una cosa in tema. Non ho detto troppe parolacce, mi sa. No, vabbè, non fa niente, tanto lo mettiamo riservato, non pubblico, cioè pubblico ma solo per chi riceve il link, per cui siamo noi No, sono interessantissimo. Vabbè, scusa, hai registrato anche quella della lezione precedente? No, soltanto lezione precedente, no, perché non ero io il l'host. Ah, ok. Sì, non ero io.
Comunque, ciao Sergio e ciao Gianni, vi vedo ciao, adesso. Ciao, ciao carissimo, ciao, ciao. Ciao. Eccoci. Poi lo passo, insomma. Ecco. Mi sembra interessante, soprattutto per chi entra dopo. O non c'è, esatto. Esatto, sì. Corretto. Se volete vi faccio vedere intanto come sono organizzato io, invece. Vai. Dici. Scero? Sceri. Nel frattempo ho visto che GPW mi ha connesso, chissà chi è, su Italia. Ci ho provato, C'è la grid breaker sopra, non vedevo. Ci ho provato. Perché vedevo la radio che lanciava degli allarmi, ma non capivo che cosa voleva, ho cominciato a sudare. Volevo contattarti in diretta, ma vedevo. vabbè, dai. Mi dovevi avvisare. Sai che scoop. Vedete qualcosa? No, soltanto lo schermo bianco. Sì. Ah, ecco, tanto si doveva. Sì. Ecco, ecco. Sotto verde adesso, bellissimo. Bello. Vedete qualcosa, sì? Sì. Questo sì. Lo vedo. No, si vede, sì. Vedo che sei molto ordinato nel tuo schermo, la cosa mi inquieta, perché invece sono un gran casino, non so se hai notato. C'ho di tutto. Questo softwareino qua che mi tiene ordinate le icone. Meraviglioso, un po' come l'iPhone con le cartelline. Esatto. Io l'avevo installato qualche tempo fa, però poi l'ho disinstallato per vari motivi e mi sono scordato il nome, quindi approfitto per chiedertelo. Sì, se me lo ricordo pure io, aspetta. Tasto destro si dovrebbe vedere. Ecco qua. Thanks. Sì, thanks, ho capito. Thanks. Okay. No, ma perché siccome poi sperimento molto software, no? Quindi devo tenerle ordinate, se no poi mi perdo, insomma. Allora, intanto, vabbè, io continuo a usare HRD, però sposo al 100% quello che ha detto Max. Io ho pagato le ultime due versioni, e però non vale la pena, nel senso che sia il supporto sia, diciamo, l'interfaccia non è assolutamente evoluta quanto, diciamo, vorremmo, sostanzialmente. Pure il logbook qualcosina, però sostanzialmente, vabbè, lo metto al volo, soprattutto per quello che è la gestione del log. Io lo uso sia per la gestione del log sia per i modi digitali, anche se lo uso oramai pochissimo, perché diciamo, poi alla fine sull'FT8 preferisco usare il questo qui, insomma, il USJT, quindi il DM780 lo uso pochissimo. E per quello che riguarda il log, invece, come diceva Max, la peculiarità poi, diciamo, di questa suite è quella che viene comandata da remoto. Ecco, il database dove io ho il log non sta su questo PC, sta su un PC remoto su cui io posso accedere anche in VPN privata. Quindi se io vado in vacanza, mi porto dietro un PC Lite, mi collego in desktop remoto, diciamo, sul mio apparato, lo posso accendere da remoto e posso virtualizzare tutto. Il database, oppure se ho un apparato QRP, mi collego semplicemente al database sempre tramite VPN, il database non è collegato al software che sta su questo PC adesso, ma si collega direttamente al software del PC remoto, e quindi ho sempre il log sotto mano, sostanzialmente. Questa, perdonami, il PC remoto, sì, è un PC tuo fisico oppure stai in hosting, diciamo, presso... È un PC mio ed è fisico, io lo uso e sta qui a casa, ed è nascosto da una parte, adesso mi ci sto collegando in remoto, sostanzialmente, quindi non c'è la tastiera su quel PC, mi ci collego semplicemente in remoto. E quindi fai una sorta di, non so, c'hai un programma di virtualizzazione tipo VMware? No, semplicemente un desktop remoto. Ah, un desktop remoto, perfetto. Allora, in realtà ho un server che uso per varie cose, anche per lavoro, sempre dentro casa, chiuso in VPN, che può creare le dock station, quindi virtuali. Però per la radio ti serve comunque una serie di periferiche fisiche, no? Da attaccarci. Chiaro. E quindi, diciamo, serviva il PC fisso, remotizzato, esclusivo soltanto per l'uso della radio. Una cosa importante, che ha detto anche Max, la cosa importante è avere le seriali e le COM virtualizzate.
lo si può fare in vari modi, quindi Omniring è una soluzione. Io all'inizio per esempio usavo questo qui che è USPE, è un programma che ti fa creare delle porte virtuali, che già ce l'avevo aperto, questo. Iconizzato, di solito si iconizza nella try bar. Di solito non lo vedo più con tutta la roba. No, nella try bar proprio. E questo qua sostanzialmente. Questo ti permette di creare delle porte virtuali. All'inizio per esempio usavo questo io. Poi, ripeto, le soluzioni ce ne sono. Poi l'importante è andare, diciamo, a trovare la soluzione che fa più comodo per noi. Io poi ormai ce l'ho da diverso tempo, alla fine sono arrivato a prendere un device router, che è un micro KL2. Ah, ecco, quello di cui parlavo io. Virtualizza una serie di porte e ti permette di connettere sia in CAT che in altre modalità, diciamo, i vari accessori da mettere vicino alla radio. Mi ci trovo abbastanza. Sì, è comodissimo. Questo mi gestisce sia il CV, il DVK, quindi anche il voice, puoi pure registrare dei messaggi per dire, per automatizzare alcune cose. C'è un bel po' di funzioni, insomma. E soprattutto l'audio switching, che in automatico, in base al digital band map, insomma, puoi settare automaticamente le impostazioni della radio. Quello che diceva prima Max, la potenza, anche diciamo, il volume della radio, dell'ingresso, il gain, eccetera. Una serie di impostazioni in automatico, a seconda del modo digitale della banda, prende da solo, insomma, che è abbastanza comodo questa cosa qua. Cioè, la risoluzione... E poi puoi avere una configurazione separata per ogni programma? Allora sì, in teoria sì, perché c'è un preset, quindi io in teoria, in base al tipo di preset, me ne posso creare varie e avere configurazioni diverse, quindi con un bottone al volo che poi esce qua sotto, automaticamente puoi settare... Posizionare una radio all'altra. Posso farti una domanda? Sì. Io ho visto che, vabbè, questo è il micro M, era quello di, infatti, di cui parlavo prima, che io l'ho chiamato micro Geyer per sbaglio. Okay. Perché c'è proprio le varie versioni, micro M pare 2, 3, insomma, 10. Sì, che alcuni... quella che ha molti porti addirittura. Una cosa ho visto che alcuni fanno anche decodifica. Guarda, questo qua che ho io no, decodifica non la fa. Forse sì, la versione più grossa c'ha dentro un PC, una serie di processori per cui ti fa anche quel lavoro. Sinceramente non sono aggiornato sui prodotti nuovi. Può essere, però, probabile. Quindi, diciamo, questa è quella che è relativa alla parte, diciamo, delle porte. E poi anche il VGST, sostanzialmente, lo utilizzo stand alone, e per collegarmi, diciamo, poi al log utilizzo questo qua che è JAlert. Questo JAlert è fatto, diciamo, apposta per l'FT8, diciamo, quindi si collega al tuo logbook, quindi vede effettivamente quali sono le stazioni che hai collegato e ti può dare degli alert automaticamente. Lui è in grado di mandarti al log il questo che ha appena fatto con VGST. Quindi anche questo è abbastanza utile come programmino. Poi l'importante è trovare la dimensione adatta alla nostra operatività, sostanzialmente. Quindi, programmi ce ne sono veramente tanti. Sì. Ah, infatti, diciamo, io il grid tracker l'ho utilizzato in alternativa perché vedo che ce l'hai anche tu. L'ho appena installato, però non l'ho fatto. Okay. Mentre parlavi. Okay. No, Grid Tracker è una figata. Secondo me è un pelino meglio. Non è vero, Enrico? Cioè, nel senso che JTLAlert fino ad oggi era, secondo me, la soluzione migliore, anche perché ti creava una forma di evidenza anche dei nominativi non collegati o nuovi in quella specie di listato infinito che c'è su VSGT. Ogni volta era un problema. Invece JTLAlert ti permette di avere un po' di maggior ordine mentale. Però poi non soddisfaceva la mia intenzione di sapere esattamente, cioè tu mi dici Stati Uniti, mi dici USA, ma USA dove? No, io lo sto usando per le contee, è una figata. È una figata, da quel punto di vista è una figata.
Anche se effettivamente anche lui diventa un'ennesima schermata. Ecco perché io ho due monitor. Infatti, alla fine poi io mi sono rassegnato al fatto che tu. Io ho messi tre alla fine. Te credo, perché uno comincia a essere. Uno proprio inutile ormai. Due. Tre, secondo me. Ho visto qualcuno che c'è anche quattro. Qualche sì, americano, sì. Qualche americano un po' più. Guarda, più ce n'hai e più sono stretti. Poi diventa veramente un po', diventa la stazione radio, diventa una stazione di computer poi alla fine. Qualcuno cerca anche di minimizzare questo motivo, perché è purtroppo sì. Radio Astroberry già mi suona come un connubio di due cose in una. è nato come progetto proprio per quello in realtà, quindi adesso so se devo dire, no? Comunque Grid Tracker, io ci ho dovuto Grid Tracker, ci ho dovuto, diciamo, l'ho attaccato due volte. La prima mi aveva un attimo spiazzato. Mm-hmm. Invece, perdendoci un po' di tempo, la seconda volta adesso sta qui e rimane qua. Infatti è carino, poi me lo guardo, potrebbe sostituire il J-Alert. Non so se vedete dalla telecamera questo oggetto. Sì. Ok, questa è la Nano 3. Ce l'ho pure io. Sì, è piccolissima, ma veramente potente. Quindi una mini SDR, questa è quella tutta in metallo, c'è anche il raffreddamento perché poi scalda tantissimo. Sì, e questa la puoi collegare all'USB di Raspberry lo puoi prendere in kit su Amazon con 50 euro, l'avevo pagato io, questo è il Raspberry P2, adesso credo neanche si trova più il P2, c'è cioè il P3, quindi però è diciamo, un po' più potente, ma i programmi, il Linux è compatibilissimo, insomma. Qui normalmente ci si installa la versione Mate, quindi la versione Lite fatta apposta proprio per Raspberry, e su internet è facile, basta scaricare l'immagine, copiarla su una scheda SD, si infila la scheda SD nel Raspberry e è già tutto bello pronto. Poi una volta, chiaramente non ci sono i programmi nostri, ma un attimo puoi andarli a installare. Ci sono due possibilità, sia il formato visuale, insomma la possibilità di, diciamo, dalle finestre di andare a prendere, diciamo, i programmi di installazione del software, ci sono delle suite sostanzialmente, e questo è qui, software boutique, software update, ti permettono di andare a selezionare del software. Io vi consiglio di andare un attimo più su linea di comando, quindi sostanzialmente da terminale, e da terminale ci sono una serie di comandi che sono sostanzialmente, così si entra in amministrazione sostanzialmente con sudo su. Quindi c'è diciamo, la possibilità di usare la RTL, diciamo, sul Raspberry. Questa è una cosa che ancora non avevo fatto. Sì, sì, ma tranquillo. E poi sostanzialmente comando importante, poi se facciamo, diciamo, una cosa un po' più estesa lo vediamo più in dettaglio, e c'è l'apt get, e ci scrive il nome del comando, diciamo, del programma, e install, ecco, per esempio fldigi, facciamo un esempio, ecco, non lo trovo, ok, lui si va sostanzialmente a vedere, diciamo, in una lista di software che sono dedicati a questa versione di Linux, qual è l'ultima versione FLDG. In questo caso ci sta dicendo, guarda, è già installata, cioè l'ultima, e quindi va bene così. Quindi se non c'era, ci metteva un minuto a installarla sostanzialmente. Quindi abbastanza semplice come utilizzo, anche a linea di comando. E qui, per esempio, io ho già installato una serie di software, per esempio SpyDR, che è un softwareino appunto per usare l'SDR su Linux. Vabbè, qui ci sono. Si chiama SpyDR? Sì, questo qui. E si usa soprattutto in radioastronomia.
Poi per l'AM radio c'è il Cubic SDR, il FlyRQ, FLDigi, di cui abbiamo parlato prima. Questa Genio Radio Companion è una suite di software per programmabili e anche con dei filtri proprio per radiocomunicazioni. QSIC, ce ne sono tanti, QTSDR è un altro, io l'ho installato un po' tutti, forse il più facile da usare è proprio CQRZ, questo qua. Perché io c'avevo Cubic, però non è riuscito a far funzionare, cioè non riconosceva la chiavetta. Sì, allora, alcune chiavette bisogna verificare se sono compatibili, se no bisogna scaricarsi, diciamo, il sorgente del driver e poi va compilato sulla tua versione Linux. Però non è semplicissimo, perché quando fai una compilazione del genere magari ti manca una libreria, quindi devi andarla a cercare. Abbastanza lungo, se non sei pratico non ne esci. Quindi prima di comprare, diciamo, tutto, conviene vedere comunque sui blog o comunque con i colleghi se le versioni sono compatibili, se la chiavetta effettivamente è supportata. Scusate. Così con un semplice comando la installi e funziona tutto. No, diciamo su Linux, se vuoi fare da sperimentatore, è un po' meno semplice rispetto a Windows. Comunque di software ce ne sono un bel po'. Insomma, c'è però del... esiste anche per Raspberry, eh? L'ho installato. Perché ho installato lo stesso pacchetto che avete visto di Windows. Cioè, quindi WSGT e Log4Home, diciamo, installato su Raspberry per farlo funzionare con l'817. Peccato che non ce lo sapevi, perché sarebbe uscito scemo da vedere sul Raspberino piccolino fare l'FT8. Esatto. Però è interessante la cosa che dicevi te del server remoto, perché comunque Raspberry non è che, cioè, già ci metti la schedina SD per farlo funzionare, andare, diciamo, a mangiare memoria con il logbook, per quanto il logbook effettivamente è piccolino come spazio, però magari la cosa migliore sarebbe quella poi di salvarlo su un server, magari su un cloud, sì, che sì, poi sì, magari ti vai a scaricare una volta che sia a casa. Sì, su Raspberry Linux, non so adesso se c'è, sinceramente non ho visto se c'è qualcosa che ci permette di collegarci poi da remoto, però è fattibilissimo, perché Raspberry tu lo puoi collegare in tethering verso il cellulare, uh-huh, e quindi se poi c'è sto softwareino che ti butta il log da qualche parte, sicuramente è un attimo, perché poi è una stringa di pochi byte da spedire, certo. No, diventa semplice, insomma. Tu hai fatto qualche prova in FT8? No, questo ci ho solo installato il software e lo stavo usando più che altro per fare quella sperimentazione di radioastronomia. Quindi poi l'ho installato il software, ma non l'ho usato. Cioè... Ragazzi, io vi saluto. Ok, ciao Sergio. Grazie a tutti. Oppure ciao, io ciao Sergio. Ho riempito un foglietto che poi mi riguarderà tutto con calma. Ok, vi ringrazio. Ciao ragazzi. Ciao Sergio. Tiziano, scusami. Dimmi. Puoi dirci, ma proprio brevemente, prima di chiudere, qualcosa sulla tua sperimentazione di radioastronomia? Sì, sì, sì. Allora, vabbè, qui ho installato un po' di software anche sul... diciamo su Raspberry, via sperimentale, perché comunque c'è parecchia elaborazione da fare in radioastronomia, quindi immagino. Quindi non è proprio il massimo farlo, diciamo, con questi aggeggi qua. E quindi ci stavo facendo soprattutto della sperimentazione. Poi quello, diciamo, che ho fatto, soprattutto l'ho fatto sul computer, sì. Dell'individuo. Qua. Allora, è andata a finire, ma non è ecco qua. Allora, ho usato SDR Sharp. Non possiamo.
No, ma è proprio Zoom che appesantisce. Sì. Allora, so se lo vedete in telecamera. Vediamo, vediamo. Questo è il setup sostanzialmente. C'è sempre un Naolec, quindi un SDR USB. E questa qua, l'unica differenza rispetto a quella di prima, che copre fino a 3 GHz, 2,7 GHz. La sperimentazione che volevo fare era nella linea dell'idrogeno, quindi 1,420 GHz. Sì. Cioè, era più performante avere questo tipo di, diciamo, di chiavetta SDR, alla quale poi ci ho messo due preamplificatori, sono questi qua, e anche questi qua si trovano facilmente su eBay, su Amazon, tutta roba che si trova facilmente, e sono dei filtri, quindi dei LNA, quindi dei preamplificatori a basso rumore, fatti apposta per andare, diciamo, sulla riga dell'idrogeno, quindi esclusivamente su quella versione di frequenza. Aspetta, provo a attaccarla così. Tiziano, scusatemi, io purtroppo vi devo salutare perché ho un'altra teleconferenza, però di famiglia. Va bene. Quindi vi farò vedere il link della giornata di oggi. Perfetto, io vi ringrazio, è bellissimo, non avevo mai usato Zoom, avevo usato altri, ma è veramente... È il migliore, sì. Sì, 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 lo vedo. Anche se dall'iPhone è un po' difficile, però sarebbe meglio il PC, sarebbe meglio il PC. Adesso lo installo sul PC. Certo. Grazie a tutti, buona domenica. Ciao, ciao. Ciao, Diego. Grazie, complimenti. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Allora, adesso l'ho attaccata all'USB e ho lanciato, diciamo, acceso dal programma, e questo è quello che sta ricevendo adesso, chiaramente non c'è attaccata l'antenna, sta ricevendo proprio sulla... Hai messo con l'antenna? Qualche tempo fa abbiamo fatto una breve chiacchierata sulla chat riguardo proprio la radioastronomia, insomma il setup tuo qual è? Allora, ripeto, c'è quella, la chiavetta SDR, i due LNA, e poi un'antenna che non so come farvela vedere, che è abbastanza grossa, però è semplicemente un'antenna a tromba rilevata con, diciamo, un cartone che portava delle grappe, sostanzialmente, e al quale ci ho messo, diciamo, un attacco per il cavo, diciamo, l'antenna, e l'ho rivestita internamente e esternamente con dell'adesivo per in alluminio, quello che si usa per le caldaie sostanzialmente. Okay. Quindi praticamente è diventata un'antenna a tromba a tutti gli effetti. E quella lì messa fuori dalla finestra. Intendi dire quello scotch con cui si riparano anche i manicotti dell'automobile? Là, esatto, esatto. Lo cerco, vediamo. Parla che ti sento. L'antenna a tromba, non so se ce l'avete chiaro tutti come è fatta, no? Cioè, sarebbe il classico barattolo al quale poi all'interno del barattolo da un lato c'è diciamo, uno spinotto che poi è di poro sostanzialmente, attaccato direttamente allo spinotto dell'antenna sostanzialmente. Abbastanza senso, la cercate su internet, è facile, c'è la formuletta per, diciamo, per calcolare. Normalmente viene usata sulle frequenze appunto sui 2,5 GHz per fare le antenne del Wi-Fi. Bravo, quello là. Questo. È alluminio, vero? Non plastica, alluminio. Sì, devo vedere, sì. Alluminio deve essere, sì. Ok. Boh, vediamo. Lo qua, va. Questo qua. Ah no, questo è proprio alluminio. Ah, no, sì, è proprio alluminio. Sì, sì, ma è adesivo dall'altra parte? Adesivo, sì. Ah, ok. Adesivo. E quindi una volta ricoperto, diciamo, la parte, diciamo, del cilindro, poi va fatto un cono da mettere davanti, sopra, per diciamo, ampliare ancora di più l'effetto tromba. Considerate che la parte
diciamo di cono che si mette davanti non è necessario calcolarla, nel senso è influente ai fini dell'accordatura dell'antenna, però è utile per far rimbalzare, diciamo, parte del segnale. Provo a prenderla, vediamo se ve la faccio vedere. Vado un po' più indietro così. Vederla è sicuramente importante. La vedete? Un po' più giù? Passarla un po'. Ok. Ah, sì, ho capito. Un bel cappello. Un cappello. Un bel cappello. Ah. Sì. E questa basta poi metterla fuori, puntata diciamo verso lo zenith. E adesso che qua non ve lo posso far vedere, però sostanzialmente poi mi sembra forse avevo mandato qualcosa su WhatsApp, no? Avevo fatto un video, diciamo, di quello, poi un time lapse di quello che si vede poi sostanzialmente. E c'è poi una curva sul grafico del, diciamo, visualizzato dello spectrum, che proprio ti fa vedere che quando passiamo dal centro della Via Lattea c'è un picco perenne, che è quello proprio sui 1420, che è proprio il picco dell'idrogeno. In più c'è un segnale, diciamo, che un'onda che aumenta e poi si abbassa anche nel momento in cui passiamo diciamo nel centro della Via Lattea. Ecco, ma come fai a essere certo di eliminare tutti i disturbi? Allora, sì, infatti è quello. Perché tra l'altro è anche il motivo per cui ho usato questo software CDR. Sostanzialmente su questo software c'era la possibilità di avere questo plugin IF Average, che sostanzialmente che fa? Ti permette, nel momento in cui accendi, diciamo, l'apparato, di registrare senza attaccare l'antenna, quindi ancora prima di andare a attaccare l'antenna, di andare a registrare una serie, tutto il rumore di fondo. Quindi lo registra, certo. Se lo tiene in memoria, poi puoi attaccare l'antenna, a quel punto iniziare la registrazione o comunque la visualizzazione. Lui in automatico, qui forse si vede poco perché è bianco su grigio, in automatico sottrae, diciamo, il background che ha registrato. Questo è il tasto per registrare il background. Registrato, lui automaticamente, quando poi va a registrare, certo, il segnale, sottrae tutto il rumore di fondo e quindi ti rimane soltanto la parte, diciamo, la parte corretta da visualizzare. È molto importante, soprattutto per noi che siamo in mezzo alla città, ma dentro casa, con tutto il wifi, tutte le reti che disturbano, leva veramente tanto, insomma. Altrimenti non sarebbe visibile. Perché poi il segnale, questi segnali che arrivano dallo spazio sono veramente bassi, quindi senza levare il rumore di fondo è impossibile. Ora, la cosa che si fa anche in astrofotografia, sostanzialmente, no? Noi abbiamo l'inquinamento luminoso, è la stessa cosa. Se tu non vai a levare tutta quella parte di disturbo, difficilmente riesci poi a intravedere qualcosa nelle fotografie che fai, diciamo, allo spazio. Cristiano, premesso che poi faremo una puntata sicuramente dedicata, ma ti posso fare una domanda proprio stupida? A 14, anzi a 15, si dovrebbe sentire Giove, ma quello che si sente è una risonanza, cioè non è la frequenza di risonanza del corpo celeste, che sarebbe molto più alta come frequenza. Allora, Giove lo puoi ascoltare su diverse frequenze, mi sembra anche sui 200 MHz, c'era. Cioè, io ho iniziato dal più banale, capito? Cioè, quello sì, più facile. Tutti iniziano Giove. Non è che sono proprio risonanze, cioè sono proprio segnali, nel senso che, cioè, Giove, se tieni presente che è quasi una stella mancata, no? Qui all'interno c'è un gigante gazzoso, esatto, e quindi emette tanti segnali. Quindi quello che si sente in 20 metri, o meglio un po' più alto dei 20 metri, è effettivamente un segnale proveniente da... Sì, guarda, lo stesso progetto, io non l'ho fatto, però voglio dire, si può fare tranquillamente. In quel caso però servirebbe, essendo un pianeta, cioè mentre la Via Lattea, in questo caso io punto allo zenith, la becco. Certo. Su Giove, sui pianeti, anche sul Sole, su altri oggetti,
se vogliamo, se vuoi fare questo tipo di sperimentazione, devi avere l'inseguitore, quindi devi puntare effettivamente il pianeta e seguirlo con l'antenna. E un po' quello anche che facciamo con la ISS sostanzialmente, quindi un'attrezzatura usata per i segnali dall'ISS andrebbe benissimo. E va inseguito il pianeta, ripeto, e puoi ricevere tutta una serie di segnali. E usi la stessa attrezzatura, l'unica cosa che devi cambiare sono gli NNA, perché quelli che ho io sono N4, devi metterne uno dedicato. L'NNA ti serve comunque, perché sono segnali abbastanza bassi. Giove magari sono un po' più alti rispetto a questi dell'idrogeno, però comunque l'NNA ti serve per filtrarli. Io ho una marea di domande, però magari me le conservo la prossima volta. No, il direttore. Facciamo una video chat dedicata alla radioastronomia. Sì. Facciamola, perché è molto interessante. È bellissimo. Proprio più o meno dalle basi, ma andando poi a far vedere delle cose che si possono poi riprodurre anche noi, insomma. Certo. Guardate che c'è tutta, soprattutto sulla parte SDR RTL, c'è tutta una documentazione online, sì. Sperimentazioni, c'è veramente tanto da però Tiziano danno molto per scontato la conoscenza di certe cose, devo no dire. Non è detto, guarda, ci sono dei tutorial veramente fatti bene, cioè, basta veramente niente, basta che li segui la lettera, perché io lo sapevo che a uno a circa un giga e 4 c'era la risonanza c'era l'idrogeno, cioè la frequenza dell'idrogeno. Dell'idrogeno o dell'elio? Dell'idrogeno, per idrogeno, che è l'unico, mi sembra che è l'unica gas sempre presente, l'unica molecola sempre presente, no? Poi una serie di altre cose che ogni tanto accennavano. Antonio, non ti sento. No, oddio, sono mutato? No, ok, vai. No, dico che è proprio il guaio di questo tipo di radioastronomia, perché ci stanno le nuvole, ci sta un sacco, quindi si sceglie questa... No. No, aspetta, ti correggo perché mentre per l'astrofotografia le nuvole sono un problema, per la radioastronomia assolutamente no. Intendo dire, l'idrogeno ce l'abbiamo nello spettro in un sacco di posti. Stiamo scegliendo questo, che è il giga 4, insomma, che è un buchetto che ci permette di non essere intralciati da tante risonanze dell'idrogeno, via. Ecco, quindi... Beh, certo, sì. Bene, lo spazio, diciamo, la maggior parte delle emissioni sono tutte di idrogeno, proprio c'è tutto lo spettro dal rosso in su che fa parte proprio dell'idrogeno. In astrofotografia, infatti, i filtri più usati sono proprio quelli dell'H-alfa, che è proprio l'idrogeno. Tanti oggetti del profondo cielo, nebulose, sono sostanzialmente gas di idrogeno al 90%. Poi c'è l'ossigeno, ci sono anche altri gas, però insomma la maggior parte è idrogeno. Beh, almeno una cosa comune nell'universo c'è. Sì, no, beh, ce ne sono tanti. Vabbè, io sono un astronomo e un appassionato di cosmologia, ma molto, molto dilettante. Per cui però è una cosa che infatti ne abbiamo già parlato, che mi affascina. Io seguo, per esempio, sono molto affascinato da tutta la parte di buchi neri, delle singolarità cosmiche e via dicendo, no? Quindi, però la seguo sempre in maniera molto romanzata, insomma, diciamo così, no? Quindi sempre in maniera molto friendly come approccio, mai in maniera approfondita. Non è il modo nostro, no? Quindi è giusto che lo viviamo in quel modo. Cioè, no, io la vedo anche in maniera molto romantica, cioè io ripeto, ho letto un sacco di libri da Paul Davis, accompagna, insomma, vari personaggi, anche il classico dei classici Stephen Hawking per quanto riguarda la fisica dei buchi neri, che è quella che più mi ha, credo che tutta la mia generazione sia un po' cresciuta nel fascino di quella che poi è stata, non dico l'ultima delle scoperte, però quella che più è stata approfondita dal punto di vista cosmologico negli ultimi allora, poi ti giro un video, non so se l'ho già girato, forse no, lo giro sull'altra chat magari, e che parla di Interstellar sostanzialmente. Sì, chiaramente l'ho visto. Spiega un po', siccome quello è un film dove c'è tanta scienza, no? Sì, sì. Forse dei pochi dove per fare quel film hanno invitato praticamente... Però nel finale.
traversare, perché lui riparte ma non ho capito dove cazzo va, cioè, oh, scusate la parolaccia, ma non si è capito se vuole rintracciare da capo, certo. Si è assorbito, si è consumato, quindi vabbè, boh. Il finale è un po' così, sì, non sì, sì. Voluto rendere romantico, però è vero. Sì, no, con quel poco che conosco io c'erano molte cose coerenti quando scendono sul pianeta che passano 40 anni. Hanno pagato proprio, cioè, hanno pagato, insomma, hanno messo dentro al settore del cinema anche un astrofisico che poi è quello che ha vinto il premio Nobel, che poi ha scoperto la presa per il doppio buco nero che ruotava sì. Uno sull'altro e hanno trovato le onde gravitazionali, no? Quindi quel cristiano là sostanzialmente, e l'hanno intervistato per avere i pareri tecnici e scientifici per fare questo film. Organizziamo dai una sì. Tiziano, scusa. Volentieri. Dunque, l'osservazione appunto dell'idrogeno, sto puntando a un gigahertz e 4 più o meno. Ho visto su quei link che mi avevi fornito tempo fa, sì. Visto che ci stanno comunque dei software che ti permettono di sincronizzare, diciamo, la tua osservazione fatta con la radio al passaggio in quel momento sullo zenith delle varie costellazioni, no? In modo da vedere qualcosina di più che un'onda, no? Che passa sullo schermo. Sì. Lo puoi sincronizzare con... Se no diventa, cioè, diciamo, ecco, uno spettrogramma dell'idrogeno, cioè, a me appassiona, tra l'altro, per le mie, diciamo, origini che ti ho raccontato di studi, no? Sì. Però hai più, vedi sto picco allargato, no? Più o meno allargato, dici, vabbè, mo l'ho visto... Però se corroborato, diciamo, da quei software, sicuramente darà un'idea molto più bella, secondo me. Che dici? Sì, sì, sicuramente. Allora, per esempio c'è Radio Ace, adesso già è abbastanza professionale come software. Bello. Mi ricordo un po' Orbitron. Io scrivo. questo ti serve un po' per tutto. Che vedi, qua c'è Giove, per esempio, quindi ti permette di vedere anche, cioè, diciamo, di inseguire anche i pianeti. Oltre che la Via Lattea, oltre che la ISS, credo, perché quel cerchio mi sembra tanto la ISS che onnipresente. Questo però, diciamo, questo per sincronizzarlo dovrebbe lavorare con altro software, e questo è sostanzialmente è free come software, ma va a corredo poi di un hardware un pochettino più avanzato. E è sostanzialmente un kit proprio di radiotelescopico, tanto di parabola da 2 metri, la più piccola. Poi volendo c'è pure quella da 5, se c'è la possibilità e lo spazio. E sono quelle che commercializza in Italia Prima Luce Lab. Quindi se andate sul sito di Prima Luce Lab, loro commercializzano proprio tutto il kit e c'è sostanzialmente proprio un apparato ricevente, tutta una serie di LNA da mettere direttamente sulla parabola, la parabola e anche il motore che muove la parabola. È roba un pochettino più evoluta, diciamo. Io l'ho scaricato, ma diciamo, non l'ho sincronizzato proprio perché, cioè, non è nato per lavorare con la chiavetta SDR sostanzialmente. Bisognerebbe lavorarci su. Quindi, in via sperimentale l'ho scaricato, però diciamo che... È questo di Radio Sky, giusto? Si chiama... Quello di Radio Sky. Radio Sky. Sì. È lui. Ragazzi, io mi devo lasciare, però la registrazione continua, voi potete continuare senza problemi. Però molto più semplicemente si può... Non per tutti per il momento, grazie Tiziano, poi dobbiamo organizzare una cosa. Certo, volentieri. Ciao Gianni, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Però ci sono, diciamo, i planetari, tipo, cioè sono diversi, Stellarium è quello più famoso, si può sincronizzare magari con un planetario. Quindi tu, diciamo, ti accorgi che in quell'istante sullo zenith sta passando diciamo una certa stella e quindi è molto probabile che sia quella che ti dà quel picco in quel momento. Nel senso che se stiamo parlando, cioè col mio tipo di antenna e anche, diciamo, la frequenza che stiamo visualizzando adesso, no? Nel senso che l'antenna
va a largo campo, quindi non riesco a puntare la singola stella. Per fare una cosa del genere servirebbe una parabola, diciamo, comunque un'antenna, anche va bene anche un'antenna a tromba, ma non di questo tipo qua, sarebbe professionale, con diciamo un cono abbastanza stretto. Questa, se fai una simulazione, il cono è molto largo, quindi ti servirebbe qualcosa molto molto più direttivo per fare quello che dici tu. Sì, sì, ma senza dubbio, diciamo, inizia. Io non mi ricordo ora, tu stesso mi hai dato qualche suggerimento. Ci stanno questi software che a seconda del diametro della tua parabola ti dicono più o meno quanti oggetti mediamente puoi vedere, no? E lì si parla ovviamente di nebulose, galassie. Sì, certo, nebulosa è un oggetto che, diciamo, già è assimilabile a un pianeta come estensione, no? Quindi l'emissione di idrogeno è abbastanza visibile, diciamo. Io con la mia non riesco, sicuramente servirebbe ancora più potente, quindi una parabola o una tromba professionale, e in quel caso, puntando questi oggetti, sicuramente lo noti il picco. Poi è chiaro, vai proprio agli estremi, quello che fanno gli astronomi professionisti sui radiotelescopi. Stiamo parlando di parabole di diversi metri. Allora, loro, puntando le stelle, che fanno? Vedono il picco, diciamo, di emissione radio, e riescono, per esempio, a scoprire i pianeti, no? che vi girano attorno, perché quando vedono, diciamo, una flessione dell'emissione, vuol dire che c'è passato qualcosa davanti. E non solo con la radio, rispetto, perché questa cosa si può fare anche con la luce, no? Quindi con un telescopio tradizionale, abbastanza potente, ma tradizionale. Quello che puoi fare in più con la radioastronomia è analizzare lo spettro, e quindi vedere che, se viene sottratta, per esempio, sullo spettro della un'emissione, non lo so, per dire, sull'ossigeno o sull'acqua, vuol dire che quel pianeta ha l'acqua, per esempio, no? Fantastico. Certamente, però devi avere, cioè non ti basta l'antennina sintonizzata sul giga e 4, ma insomma. No, devi avere tutto lo spettro lì. Abbiamo sperimentazione a quel punto, però insomma sarebbe bellissimo, ecco. Vabbè, quello però va fatto di lavoro, credo. Sì. Per accedere, tra l'altro, cioè, voglio dire, non è che esistono enti privati, no? Lì si parla sempre di radiotelescopi, di attrezzature che sono proprio delle organizzazioni, insomma, apposta per fare queste cose. Vedi il GPL, vedi, insomma, le vari siti dove lavorano quei ricercatori. Certo. Va bene, Tiziano, allora io che dirti, ti ringrazio, così come ringrazio Max, mi assento anch'io. E sto ancora cercando di far partire Observer Parameters. Mi stai chiedendo, elevation 30 metri. È stato molto bello, non solo per il discorso legato agli argomenti che avete trattato, ma il fatto di stare insieme e fare sezione, anche se remotizzata, chiamiamola così, insomma, una sorta di... Io stranamente venivo pochissimo in sezione, perché comunque non riuscivo, però vedi, con questa cosa diventa più semplice. Io ho trovato molto utile, l'ho fatto anzi soprattutto per quello, cioè per rivedere un po' gli amici, e mi sono iscritto al corso di Giovanni, quello della telegrafia, no? Sì. E ormai o 3 o 4 anni fa, non mi ricordo. È stato molto bello perché abbiamo fatto gruppo, poi lo faceva la sera, quindi dalle 8 alle 10, e quindi era possibile, perché io faccio sempre tardi al lavoro. Diciamo che è stata una bella esperienza, e mi ha fatto ritrovare il piacere di ritagliarmi, all'epoca era 2 volte a settimana, ma insomma adesso so che è 1 volta, ritagliarmi quindi un piccolo pezzettino per me, mi spiego, è stato molto bello, e vedete, continuo anche in virtuale, grazie, a causa del Covid-19, via. Va bene. Quindi grazie ancora e a presto, ecco, su questi schermi.
Bene, ragazzi. Udo. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Ciao belli. Ciao.